segnato con da Simone Anzani, il settimo punto per l'Italia. Ottima la scelta di battere corto per togliere la pipe, la palla di seconda linea dalla seconda linea bassa che crea problemi al nostro centrale. Poi nell'uno contro uno Alessandro Micheletto, dolomiticamente doloroso, ma dolomiticamente è lui. Dolomitico quel Moro, è un monster block, grande monster block con Fede Giorgi che esulta. 8-7, c'è Simone Giannelli ancora al servizio, il nostro capitano. Siamo tornati in questo set, uno di vantaggio per la Serbia. Gioca molto forte su Jovovic, ancora Ljubovic, sbaglia totalmente tutto, il punto per l'Italia, siamo in parità. Ci hanno studiato, sanno che Alessandro Micheletto ha una capacità di invadere, mettere le mani dall'altra parte per chiudere traiettorie d'attacco, e quindi ecco che questo giocatore che ha subito un uno contro uno, un muro in faccia, ora è intimidito. Buon per noi, continuiamo a premere bene, ma sempre con la testa. Avete notato la battuta corta che vi dicevo prima? Perché? Perché anche tatticamente stiamo iniziando piano piano a dare forma a questo nostro modo di giocare nella fase punto, con questi risultati perfetti per ora. Andiamo! Baba Kovac è lui, dopo l'esonero di Nikola Gerbic, dopo che insomma, la Serbia non si qualificò per i giochi di Tokyo, preso per mano questa Serbia che portò a vincere il titolo proprio in Francia, a Parigi, ve lo ricorderete, contro la Slovenia. Intanto dobbiamo dirlo, la Slovenia già si è qualificata con il mondiale, perché le prime due di questa dell'Europeo accedono direttamente al mondiale in Russia, che ci sarà il prossimo anno, quindi è un altro merito in più per la Slovenia di Giuliani, che oltre a giocarsi ancora una medaglia e poi sarà presente al mondiale. 8 pari, Simone Giannelli si ripropone adesso al servizio, abbiamo ripreso la Serbia, eravamo sotto di 3 lunghezze, Simone Giannelli si riprepara a servire in questo primo set. Giannelli, una palla corta, si deve allungare Uroskovacevic, Jovovic, l'attacco di Jovovic, il muro dell'Italia, ancora il muro dell'Italia, 9-8, due muri consecutivi e passiamo avanti. Ma continuiamo ad essere bravissimi nella fase di lettura tattica, con un'altra battuta molto corta di Simone Giannelli, che viene comunque letta bene, gestita perfettamente con una grande tecnica di ricezione da parte di Uroskovacevic. Palleggiatore non si fida più di dare la palla dietro a Ljubovic, noi a muro siamo precisi, invadenti, e arriva un monster block firmato Simone Anzani. Simone Anzani con Simone Giannelli, l'altro Simone, pronto ad andare al servizio. L'Italia avanti 9-8 in questo primo set. Il nostro regista, il nostro leader, ancora Jovovic, Jovovic sui 3 metri, l'attacco ancora non, questa volta c'è il mani fuori, peccato perché il muro ancora era andato bene in lettura, solo sbagliata la posizione probabilmente delle mani, 9 pari. In questa situazione vedete, la palla si stacca da rete, quindi abbiamo un primo tempo che non va considerato nastro, come avete visto Simone Anzani. Giulio Pinali, non andare troppo su, leggi bene ed entra con quelle mani subito. Ljubovic è lui a servire, molto profondo su Alessandro Micheletto. Giannelli palla alta per Giulio Pinali, che attacca, si salvano come possono con Uroskovacevic che attacca forte, difende Simone Giannelli, palla in bagger per Alessandro Micheletto che attacca forte, ma c'è ancora un salvataggio buono da parte della formazione della Serbia. Ancora Jovovic, deve palleggiare Kovacevic, l'attacco di Ljubovic tira una grande palla in diagonale, il punto numero 10, la Serbia ritorna avanti. Micheletto non va a triplicare il muro e quindi dà un'ottima opportunità a giocatore esperto come Ljubovic di trovare una traiettoria di diagonale. La rivediamo, rimane troppo nella sua situazione per una paura di una palla spinta per Uroskovacevic. Dobbiamo essere più attenti nel tempo di salto e di posizionamento su Ljubovic. Eccolo qua Ljubovic, pronto ad andare al servizio dopo questo attacco in diagonale, tira ancora molto forte su Balaso. Giannelli taglia il campo con l'attacco di Giulio Pinali, molto bravo Giulio, efficace in ogni posizione, punto numero 10 anche per l'Italia. È importante della finta di Simone Anzani nella parte centrale della rete, che anticipa bene la finta, lo rivediamo vicino a Giannelli, quindi trascina Marco Potrašan nella zona molto distante nella quale poi Giulio Pinali c'è un'interpretazione di traiettoria di diagonale che brucia sul tempo Jovovic, il palleggiatore serbo. Alessandro Micheletto, è il suo turno di battuta sul 10 pari. Botta impressionante su Uroskovacevic, fuori dal campo Jovovic, Ljubovic deve rimetterla nel nostro campo, ma c'è Balaso molto attento. Giannelli, primo tempo di Simone Anzani, l'Italia torna avanti, insidiosa, aggressiva sulla Serbia. Il fondamentale d'attacco primario è
dai 9 metri e stiamo creando problemi alla difesa. Molto bene poi, anche grazie all'impreciso di Jovovic, la palla di contrattacco e Simone Giannelli scatena Simone Anzani nel contrattacco sulla tesa, nella zona difficoltosa per un muro di lettura di Marco Podrata. Si riparte da Alessandro Micheletto. Ancora molto forte su Roscovaci, invece Jovovic, ed è bravo, fa una grande giocata con Podrašanin che spunta e trova l'undicesimo punto anche per la Serbia. Qui ci vuole una scelta nell'uno contro uno con Simone Anzani, con la ricezione che si sposta verso il secondo arbitro, si chiudono le opportunità e vanno lette meglio, soprattutto con un centrale espertissimo come Marco Podrašanin, lo rivediamo, che trova un angolo lungo, preciso, non c'è assistenza di Giulio Pinali, lì c'è l'uno contro uno del nostro centrale. Attenzione a Ivovic, palla molto alta, insidiosissima, trova un grande save su Balaso che arriva in ritardo, probabilmente non la vede bene quella palla, il dodicesimo punto per la Serbia. C'è un problema di Daniele Lavia che deve cercare di tenere bene sul cilindro di competenza nel quale arrivare anche in accosciata. Certo, è una giocatore di seconda linea, vedete quanto si sbilancia, soprattutto quanto si toglie Daniele Lavia. Teniamo bene la nostra zona, sennò Balaso non può fare dei miracoli, non si può trasformare in super Balaso. Ivovic di nuovo dopo l'ace si ripropone, palla molto profonda, Balaso questa volta c'è, Giannelli per Daniele Lavia, bravo Daniele, il punto numero 12 per l'Italia, rispondiamo immediatamente, questo dobbiamo fare alla Serbia. L'intensità era diversa, ottima anche la scelta, ci sono messi subito d'accordo con Balaso che anticipa la sua azione di ricezione e poi pungiamo, non con un attacco potentissimo, una palla spinta che anticipa e spinge giù quel pallone, un'artigliata per dirvi, che alla fine non deve essere assolutamente letta al meglio da parte dei giocatori serbi che stanno difendendo più di noi, ma noi ci siamo. Assolutamente sì, c'è Simone Anzani adesso al servizio, 12 pari in questo primo set addosso a Ivovic. Jovovic, primo tempo, gioca bene la Serbia con i centrali, soprattutto con Marco Podrašanin, in tredicesimo punto per loro. Rimaniamo in lettura, lettura vuol dire rimanere lì con le mani alte, comprimendo bene tutti i muscoli che stanno per saltare e leggere le mani del palleggiatore. Sono un po' in ritardo però su questa lettura. Podrašanin si deve allungare, Alessandro Micheletto, Giannelli palla alta per Giulio Pinali che questa volta la sbaglia questa palla e arriva il quattordicesimo punto per la Serbia che torna più due. Hanno ritrovato una distribuzione nella parte centrale con poche pipe, primi tempi che stanno funzionando molto bene. Noi non dobbiamo dare in sofferenza, soprattutto con questi errori che nell'uno contro uno non devono dare opportunità alla Serbia. Podrašanin, Daniele Lavia, ricezione, l'attacco di Daniele Lavia, la palla la mette dentro con la Serbia tutta sbilanciata, tredicesimo punto per l'Italia. Abbiamo ancora, secondo me, il cuore che batte troppo forte. È vero. Qui Daniele Lavia sbaglia completamente il tempo di salto, lo rivediamo. Rimane in aria un quarto d'ora e poi riesce comunque con il polso a gestire perfettamente questa traiettoria profonda. Ed è un punto importante, Giulio Pinali, dacci un ace. E liberatevi ragazzi. Mamma mia di quanto, non so di quanto è uscita, di poco credo, 15-13. Ha cercato, guarda Maurizio, sì, sì, la parte più difficile per un battitore, alla sinistra del ricevitore di posto 5, quindi parallelo alla riga laterale. Di misura, fuori di poco. C'è Nikola Jovovic al servizio, il regista della Serbia, doppio vantaggio per la squadra di Boban Kovac. Lungo linea su Daniele Lavia, Giannelli, primo tempo di Gianluca Galassi, e lì è una certezza, il quattordicesimo punto per gli azzurri su questa giocata del centrale della di Monza. Sì, va molto bene Simone a attaccare la zona difesa da Shaco Lizina, che deve fare delle scelte perché ha paura della pipe di Micheletto, vi ricordate due pipe di seguito date nella rotazione precedente. Molto bene, Jay giù, mette giù la palla Gianluca. Daniele Lavia, una palla corta, attenzione Ivovic, questa palla alzata con Uroš Kovačević che non passa perché arriva al muro dell'Italia e siamo di nuovo in parità. Il servizio, e lo voglio che lo rispieghi Andrea quanto è fondamentale. No, ma noi stiamo lavorando perfettamente tatticamente, Ferdinando De Giorgi ha preparato la partita con i nostri tattici che comunque vedono e valutano bene le partite che sono arrivate finora, ma in questo modo stiamo limitando l'ingresso ovviamente di giocatori importanti, con Micheletto che è rimasto perfetto, preciso con quelle sue mani. Daniele Lavia, troppo profondo questo servizio, la palla se ne va fuori, punto numero 16 per la Serbia, però ci siamo. Sì, stiamo sbagliando un po' troppo il servizio, troppo. Stiamo lavorando molto bene tatticamente, come stiamo commentando, perché il nostro allenatore ha dato ottime informazioni ai ragazzi che stanno eseguendo al meglio. Iniziamo a scioglierci un po'. Attenzione a Uroš Kovačević, attenzione al suo mancino.
dall'angolo verso Balaso. Simone Gianelli sceglie il primo tempo di Gianluca Galassi, recuperano come possono, una free ball però per noi, torna nel nostro campo Balaso, Giannelli, la pipe, bravo Daniele Lavia a giocare una pipe perfetta, 16 pari, siamo sicuramente stiamo spingendo sulla Serbia. Sì, ma quanto difendono? Tanto, difendono tanto, tanto, e quindi dobbiamo elevare anche la nostra attenzione per migliorare la parte di difesa. Qui una palla libera, regalata dall'altra parte, perché ingiocabile, sfrutta perfettamente di nuovo la parte centrale della rete su Lisinac con un'ottima pipe di Daniele Lavia. Gianluca Galassi, palla corta, si deve allungare Majestorovic. Questa volta è Lisinac, però insomma sono sempre con i centrali che ci mettono in apprensione. 17° punto per la Serbia. Ma che bravo Jovovic, palleggiatore serbo, che ha servito un pallone praticamente sdraiato da terra, e qui errori di valutazione purtroppo per Simone Anzani, che non credeva e non guardava bene le mani del palleggiatore serbo. Lisinac sbaglia però il suo servizio e ci concede il 17° punto, quindi ripartiamo da qui col nostro l'attacco dai 9 metri. La massima attenzione da parte subito del centrale deve essere nel modo con cui il palleggiatore si muove sotto la palla, con il corpo, come entra, studiare bene le mani per cercare poi di anticipare, però in completa sicurezza, per poter poi ovviamente essere libero di poter correre dietro quel pallone che può correre veloce se lo viene ad essere palleggiato da Simone Giannelli, che ora attacca per voi. Simone Giannelli è pronto ad andare al servizio, 17 pari in questo primo set combattuto tra Italia e Serbia. Ancora bene, Uroskovacic, ricezione Jovovic, primo tempo che salva proprio in tuffo Simone Giannelli, attacca, wow, Alessandro Micheletto, un diagonale strettissimo, l'Italia passa avanti 18-17 sulla Serbia. Un'azione di difesa spettacolare di Simone Giannelli su questo pallone molto basso che Jovovic ha cercato di fornire a Marco Podrasian, ma dobbiamo essere precisi nell'esecuzione. L'urlo di Ferdinando De Giorgi, perché sulla diagonale di Micheletto è stato veramente meraviglioso. L'Italia che difendiamo anche noi con Simone Giannelli, adesso pronto, bravo, a servire di nuovo 18-17 in questo primo parziale di questa semifinale europea. Ora Simone Giannelli, una palla corta, Kovacic si allunga, Jovovic per Lugoric, wow, difende a due mani Simone Giannelli, Balaso palla alta per Alessandro Micheletto, ancora un muro, una copertura però per noi con Simone Giannelli, di nuovo per Alessandro Micheletto che tira forte su Majestorovic, prova a rigiocare, Jovovic in bagno rovesciato, Lugoric all'attacco, viene contenuto ancora dall'Italia, Daniele Davia, Simone Giannelli, l'attacco di Giulio Pinali, una grande Italia, 19-17, avanti più due sulla Serbia, bravi, bravi. Con Simone Giannelli i nostri ragazzi italiani sono belli, freschi, precisi, puntuali. Una difesa di Simone ha dato l'opportunità poi di liberare di nuovo un contrattacco che vede protagonista di nuovo Giulio Pinali con questa super meravigliosa. C'è un cambio, Mauri. Guarda un po' chi arriva, Bada, Alex Atanasievic, ex opposto di Perugia dove è stato tanti anni e adesso torna con la sua Serbia. Lugoric è abbastanza provato, viene messo fuori da Boban Kovac e c'è la carta Atanasievic. Chiedimi se sono preoccupato per Lugoric. No, sono preoccupato ora per Atanasievic, perché è in prima linea, attenzione, le sue diagonali, ragazzi, giocatore molto esperto, che ha uno spin molto pericoloso, ben conosciuto dai nostri. Certo, però Simone Giannelli, palla appoggiata verso Majestorovic, Jovic, il primo tempo di Marco Podrasianin. Peccato perché Daniele Lavia c'era, Giannelli per l'ennesima volta non stava per fare il miracolo. L'attenzione era per una palla su Atanasievic che comunque era appena entrato. Però non dobbiamo abbassare l'attenzione con Simone Anzani, completamente fuori posizione, quindi con la palla staccata da rete. Attenzione perché stanno giocando molti primi tempi con palla staccata. Troppi. Quindi chiusi, mani alte, pronti a toccare per aiutare la nostra difesa. Attenzione alla Karatanasevic, adesso è pronto ad andare al servizio. Il bomber della Serbia, forte su Alessandro Micheletto. Giannelli sceglie proprio Alessandro Micheletto che tira forte, ma la palla torna nel nostro campo con un buon muro della Serbia. Giannelli, la pipe appoggiata da parte di Daniele Lavia. Un salvataggio di nuovo con Ekkel. Atanasievic che attacca forte e guarda un po', attenzione perché è il 19 pari e c'è un bomber importante. Sappiamo che gioca la palla di diagonale, sappiamo che ovviamente c'è una pipe di contrattacco, si incricca leggermente il meccanismo di contrattacco che favorisce poi quell'azione che ora viene a essere gratificata da Boban Kovac, che alla fine entra nelle sue caratteristiche che abbiamo ben studiato. Atanasievic, sì, diagonale, sì. Bene, muro. Attenzione perché difesa. Si riparte dal suo servizio. Alec Atanasievic 19 pari in questo primo set.
palla ancora insidiosa su Daniele Lavia. Simone Giannelli sceglie Alessandro Micheletto, ma la palla è troppo arretrata, arriva il muro, il 20° punto per la Serbia. Concorso di problematiche, la prima. Simone Giannelli cerca di sbaragliare tutti per mettere in condizione Podrasan di correre dall'altra parte. Alla fine però questo palleggio rovesciato, si stacca troppo da rete, Micheletto si mette troppo sotto la palla, lo rivediamo, vedi il pallone dove ce l'ha? Dietro alla schiena, quindi non può scaricare altezza e colpo su questa palla. E con un centrale esperto come Marco Podrasan, che mette le mani e guarda bene dall'altra parte, diventa problematico. Continua schiena di Ferdinando. Rientra in campo l'Italia sotto di un punto, 20-19, il punto per la Serbia, che adesso tornerà al servizio. C'è da dire che insomma è entrato alla Katarasiewicz, la Serbia è ritornata avanti perché insomma una grande spinta al servizio, ma insomma, sì, siamo nella tutto, parte no? Finale comunque di questo set, non possiamo concedere nulla, assolutamente nulla, quindi dobbiamo ora essere più precisi nel neutralizzare il servizio di Atanasiewicz e di cambiare palla, soprattutto poi posizionare meglio il muro sui loro attacchi, difendere qualche pallone in più. Tanta roba. È il terzo servizio di Alec Atanasiewicz, sempre profondo, sempre su Daniele Lavia. Simone Giannelli, primo tempo non passa perché arriva ancora un muro, 21° punto. Adesso la Serbia a tornare avanti, più due, ha preso le misure l'Italia e con un Alec Atanasiewicz ottimo. La scelta di Simone Giannelli di giocare primo tempo con Anzane, che questa volta non anticipa, quindi non arriva veloce, ma è stato molto bravo Marco Podrasan, un centrale che ha le mani, che sembra che abbia un radar e riesce a mettere un monster block importante che dà il 21° punto alla Serbia. Interrompiamo il servizio di Alec Atanasiewicz, che torna a battere forte sempre su Daniele Lavia. Simone Giannelli, palla alta per Giulio Pinali, palla che torna con una carambola nel nostro campo. Giannelli di nuovo per Giulio Pinali, l'attacco di Pinali molto bravo, va a partire il pallone sulle mani del muro serbo, 20° punto Italia. Non gioca primo tempo con Simone Anzani, ripetendo, ma gioca una buona palla che viene difesa in maniera pazzesca da Ivovic, che si stacca da rete sul primo attacco di diagonale stretta, poi cambia Pinali. Gioca a lungo su quelle mani. Guarda, si porta a casa il punto. C'è Alessandro Micheletto, 21-20 in questo primo set. La palla se ne va fuori, anche se vedo che l'Italia vorrebbe un challenge, lo chiamiamo, vediamo un po'. Ti posso dire, sul 22-20 io mi giocherei. Questa tecnologia, amici telespettatori, se non lo sapete, va a mappare con il computer tutte le righe del campo e quindi viene chiamata occhio di falco per capire se il pallone, come nel tennis, con ovviamente tutti i logaritmi, con le traiettorie che vengono calcolate, dà la possibilità di valutare, vediamo, se la palla è fuori. Mannaggia, purtroppo è fuori. La Serbia 22 contro i 20 nostri, nel momento insomma di rush finale di questo primo set. Il punto per la Serbia con l'errore. E adesso Ivovic al servizio in questa ultima parte di set, primo parziale. Ivovic, palla molto potente su Daniele Lavia, Simone Giannelli, palla alta per l'attacco di Giulio Pinali, difende Ivovic, ancora Uroš Kovačević con il muro a tre dell'Italia, con attacco di Kovačević, il muro dell'Italia, molto bene con Giulio Pinali, 21° punto per la nostra nazionale. Molto bene, Giulio Pinali restituisce il buon muro di contenimento di Uroš Kovačević, rimanendo molto attento all'uscita del braccio mancino, che cerca di andare all'esterno proprio della sua spalla sinistra, tenuta ben sotto osservazione dalla mano destra del nostro giocatore opposto. Entra il nostro secondo palleggiatore, Riccardo Sbertoli, il leoncino di Segrate, il palleggiatore di Trento, e lui a servire ma a sbagliare questa palla. 23° punto per la Serbia, doppio vantaggio ancora sull'errore alla battuta. Qui abbiamo pagato un bel po' di emozione, ve lo posso garantire, perché normalmente questo giocatore si alza bene la palla e sbaglia di misura al di fuori delle linee di fondo campo, ed è sempre meglio lavorare in lunghezza, respirando e attaccando. Marco Podrasan in molto profondo con Micheletto, ricezione, l'attacco da parte di Daniele Lavia, non sfruttiamo, vediamo, con punto per l'Italia. 22° punto, però c'è un challenge che chiama, che vuole chiamare Jovovic. Allora qui abbiamo intanto
Tanto che capiamo cosa è successo, un problema di tempo su questa palla alla mano con Daniele Lavia, che ancora non riesce ad essere attivo su questi buoni palloni. Ha rimediato con una situazione ovviamente di difficoltà con un buon pallonetto, e ora Kovacevic indica la C di challenge nella grafica, sì. Belova anche ora viene ad indicare. Sì, viene consentito, diciamo da qua noi non ci siamo resi conto effettivamente, chiamano penso un'invasione da parte di Daniele Lavia, aspettiamo di capire. Se c'è stato ovviamente un'invasione a rete, chiamando l'invasione si vede anche se eventualmente ci possono essere dei tocchi sul nastro o scendendo, ma è stato il pallone, avete visto che è stato giocato e rigiocato in difesa. Qual è il problema? Non lo so. Oggi ci sono un po' di difficoltà, sì, un po' di difficoltà da parte anche del primo arbitro. Vediamo cosa decide Olenik, il primo arbitro. Adesso lo fa ripetere, secondo me. Non sapevo. Sì. Cioè, ripetuta, è stato un fischio ovviamente non riconosciuto dal challenge, e quindi vabbè, si ripete l'azione e riparte Marco Podrascia, sempre 23-21, si ripete questa giocata. Il centrale della Serbia tira molto forte su Alessandro Micheletto, Simone Giannelli, ci pensa Gianluca Galassi a darci il punto numero 22. Bravi ragazzi, molto bene a giocare questa veloce spostata, è una zona molto interessante per non rimanere sempre nel centro della rete, ma appena il giocatore di primo tempo si può spostare, crea proprio uno spostamento anche del muro avversario che si deve spostare. Abilissimo GGG Gianluca Galassi a giocare contro la direzione della rincorsa, anticipando quel pallone, portandolo via e quindi eliminando il tentativo di muro da parte dei centrali serbi. Continuiamo così ora. Bobakova ci chiama il time out, frena soprattutto Giulio Vignali che si sta preparando ad andare al servizio 23-22. Sì. Deve chiamare anche perché per sistemare poi le ultime cosucce prima in questa fase finale. Giulio Vignali alla battuta, 23-22, un testa a coda tra queste due squadre, con l'Italia prima avanti, poi dietro, adesso la Serbia è che comanda, 23-22, sì. Qualche super slow motion di Uroš Kovačić, c'è il muro del, che bravo qui Vignali a chiudere bene la traiettoria, entrare con quella mano destra, un muro stiamo funzionando benino in questa fase, ci vorrebbe ora un ace da parte di Giulietto, vai Giulio Vignali, palla molto alta, una grande botta su Majstorovic, deve rincorrere Jovovic per Uroš Kovačić, l'attacco di Kovačić, perfetto, la palla è fuori, mettiamo pressione alla Serbia e troviamo la parità. Bravo Giulio, perché aveva cercato il punto diretto, ve lo ricordate, notazione precedente alla sinistra di Uroš Kovačić, ma era andata fuori, ora invece libera il braccio e crea gravi problemi alla ricezione con questa palla staccata che abbiamo gestito bene, aspettando, calma, saltando in ritardo, guardate bene quel movimento per evitare di toccare quel pallone col mignolino. Bravi ragazzi, andiamo Giulio, ancora Giulio Vignali. Va fuori questa palla, il 24-23, qui è la palla, bisogna metterla dentro, il set point per la Serbia. Il altro ha abbassato la velocità di esecuzione, quindi non ha lavorato bene in maniera sciolta come nell'attacco dei 9 metri, con la battuta precedente. Attenzione, ora difendiamoci. Ceokolic dentro, sì, il centrale, se ne va al servizio, un centralone di 2,05 metri. Battuta molto difficile. Sì. Anticipiamola bene, attenzione a prenderla anche in palleggio, chiudiamo bene gli angoli come un portiere di calcio deve e sa poter fare. Okulic, palla appoggiata verso Alessandro Micheletto, Giannelli per Vignali, l'attacco di Vignali, il muro della Serbia, la palla è fuori, chiama però un challenge, aspettiamo di capire. Sì, una buona palla che ovviamente è stata ricevuta in rullata da parte di Micheletto. Lo sguardo di Kovac è tutto un programma, voi non lo vedete, c'è solo quello, lo sguardo di Kovac. Sviluppa un buon colpo d'attacco di Vignali che gioca sul fuori. 24 pari, dai. Esatto. Dai. Rischia tanto, ma fa bene, e d'altronde fa parte proprio della vita dell'opposto che molte volte deve proprio prendersi la responsabilità di giocare
contro il muro. Certo, grande azione da parte di Giulietto Pinali. Torna chiaramente il regista della Serbia, fuori Ogolic, è pronto Daniele Lavia ad andare al servizio. Palla appoggiata su Majastorovic, Jovovic, l'attacco di Atanasievic, c'è il muro dell'Italia. Jovovic dall'altra parte e c'è il muro degli azzurri, 25-24, il set point adesso è per l'Italia. Due muri importantissimi, il primo di contenimento con Simone Giannelli che si lancia sulla parallela di Atanasievic e poi cambia fronte, ma il problema è che entrano quelle mani per un muro dolomitico di Alessandro Micheletto sul mancino Uroskovacevic. Attenzione, adesso c'è ancora Daniele Lavia, 25-24, il set point adesso è per l'Italia. Ma ancora una palla corta, Jovovic, la finta e poi l'attacco perfetto. Bravo, bravo Lubric a essere tornato in campo a mettere giù il pallone, numero 25, siamo di nuovo in parità. Sì, non c'è stato il cambio in video, ve lo raccontiamo ora con questa ottima schiacciata che crea difficoltà alla lettura del nostro muro con Simone Giannelli, che non credeva assolutamente che questo pallone andasse a Lubric. Libera al muro Uroskovacevic. Attenzione al mancino su Balaso, Simone Giannelli, palla alta con Alessandro Micheletto. Non sfruttiamo, prova adesso Ivovic a attaccare un pallone sopra il muro, un recupero da parte d'Italia, Giannelli per Micheletto e spinge un pallone che lo rimettono nel nostro campo, ancora Balaso, Simone Giannelli, l'attacco di Alessandro Micheletto, 26-25, il set point per la nostra nazionale. Stiamo rischiando, nel senso che stiamo abbassando troppo le traiettorie, dobbiamo dare respiro alle traiettorie per aiutare gli schiacciatori, come in questa è la prima palla, giocato con un grande autocopertura di collo di Bravo. Sinistro da parte di Lisnak e poi Micheletto sopra, perché gli arriva precisa quella palla, alta, grande. Vediamo Ale. Gianluca Galassi, 26-25. 26 pari. Allora, stiamo cercando il giocatore di prima linea, ricevitore, schiacciatore che scende per creargli problemi. L'abbiamo fatto con le palle corte ed è andata molto bene. Scegliamo però di attaccare bene il campo nelle parti più lunghe, liberando la potenza, evitando di andare a mettere quei palloni in rete. Attenzione all'Isinaz, 26 pari. Daniele Lavia, Giannelli palla alta per Giulio Pinali, mamma mia. Prende in pieno Lisinac, 27-26, ancora un set point per noi. Colpito ed affondato Lisinac sulla parallela. Tifosi italiani con il tricolore, andiamo, spingiamo bene sulla parallela. Salta sul palleggiatore Jovovic, fa il doppio salto e poi attacca 111.1 km all'ora e Lisinac. Questa grafica che entra su tutti i replay. 27-26. Il set point per l'Italia con Simone Giannelli al servizio, il capitano azzurro. Tira forte su Ivovic. Jovovic, attacco di Ivovic, un grande diagonale, 27 pari, bravo lui, anche se poco muro. È un giocatore reattivo, riceve molto bene la battuta di Giannelli, non è potente, non è corta, ha ricevuto agevolmente. Fiducia estrema di Jovovic su Ivovic, che gioca a diagonale stretta, imprendibile per il nostro muro di posto 2. Adesso c'è Lubic, pronto ad andare al servizio per la Serbia. Forte su Micheletto, Simone Giannelli sceglie l'attacco di Daniele Lavia. Guarda lì. Guarda che salvataggio da parte, anzi no, perché Majestorovic prova, si impegna, ma la palla se ne va fuori. Ancora il punto per noi, 28-27, ancora un set point. Tachicardia allo Mamma stato mia. Puro con questa situazione nella quale siamo usciti con un ottimo colpo d'attacco sporcato dal muro, ma avete visto che i serbi hanno in riservo sempre tutto, vanno su tutti i palloni, partenze su tutti i palloni, buon per noi. Ora attacchiamo a tutto braccio, vai Ale. Alessandro Micheletto su Uroskovacevic, Jovovic quasi fuori dal campo, dall'altra parte per Ivovic, il muro dell'Italia, però c'è Majastorovic, Jovovic sceglie, ancora Jovovic. Bene, la palla se ne va, il punto è per l'Italia, il 29-27, l'Italia si prende il primo set, flash per Andrea. Una meraviglia, perché siamo riusciti a mettere dei monster block importantissimi nella parte più importante del set, li abbiamo costretti all'errore con una grande pressione al servizio, siamo tornati a tenere il timone saldo in mano. Maurizio, la bella Italia, finiamo il primo set, ce ne andiamo in pubblicità e poi studio e poi di nuovo insieme alla Katowice. Super Spike It, ragazzi.
Con il punteggio di 29-27 l'Italia vince il primo set di questa semifinale contro la Serbia. Fabio Vullo, siamo partiti contratti, abbiamo sentito la pressione di un impegno così importante, ma non ci siamo scomposti, li abbiamo agganciati e poi superati. No, in effetti non abbiamo sentito la pressione, abbiamo iniziato contratti, ma è normale, la pressione sale, l'obiettivo è molto alto e noi lo vogliamo raggiungere, quindi avanti Italia così, grande primo set con un Micheletto super. Era importantissimo vincere questo primo parziale, siamo pronti per il secondo set, Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta, buon divertimento. Torniamo in diretta 1-0 per l'Italia, un match combattuto 29-27, riparte la Serbia con Ivovic al servizio, un'Italia molto, molto intraprendente nel primo parziale, ha recuperato e poi si è andato a prendere il set, il primo attacco di Giulio Pinali sul muro, il salvataggio di Ivovic. Ivovic attaccare questo pallone, Alak Atanasievic che entra in campo ma c'è subito la difesa, Daniele Lavia in fondo al campo, ancora Giulio Pinali può attaccare sul muro a tre e arriva un grande muro da parte della Serbia, tiriamo un po' dritto per dritto. Andrea, qui non dobbiamo assolutamente cercare il centrale, anche perché questo signore è un signore molto scomodo, non l'abbiamo contrastato né in muro né negli attacchi dei primi tempi e questo è il suo quarto muro personale, quindi lavoriamo questo pallone alto ad uscire, abbiamo limitato bene gli altri giocatori, ma attenzione, non tiriamo su Marco Potrašan cortesemente. Ivovic, ancora lui, diagonale in Micheletto, il tocco da parte di Simone Anzani, il recupero da parte della formazione della Serbia e poi c'è il punto, però qui forse c'era un fallo. C'è il fallo di palleggio, ma sicuramente questo è un fallo di palleggio che va sanzionato a questi livelli, non siamo a livello giovanile, speriamo che ripartano tutti quanti i campionati giovanili, per carità, ma che esempio diamo sul secondo tocco? Detto questo poi, attenzione perché questo giocatore qui è uno spurcazzone, come si dice nel gergo, sporca quei palloni, cambia il tempo, li spinge sulle mani del muro. Siamo molto attenti ragazzi. Ivovic 2-0 per la Serbia, come era stato il primo set, Balaso, Simone Giannelli per Giulio Pinali, l'attacco di Pinali, mani fuori sull'uno contro uno con Ivovic, bravo. C'è bravo Giulio, perché la palla si stava stacchiando da rete, ha trovato una parallela, no look, ha guardato la diagonale e poi all'ultimo istante il pulso ha cambiato con Giannelli che spara questa super alla mano, eccolo qui, gioco sulle mani, 2-1, va bene così. Adesso c'è Alessandro Micheletto al servizio, il questo miglior battitore, tira molto forte, c'è il tocco, c'è il tocco, c'è il punto per l'Italia, punto numero 2, siamo in parità con un ace, c'è il tocco di Ivovic e ora abbiamo il primo punto che arriva dal nostro servizio, importante, abbiamo battuto bene, ha messo una buona pressione, però ha avuto ottime opportunità Ivovic di giocare tanti primi tempi che ci hanno fatto male, mettiamo pressione al servizio, l'abbiamo tolta ai ricevitori schiacciatori con palle corte, abbiamo bisogno ora di attaccare forte dai 9 metri. Alessandro Micheletto, ancora lui su Majestorovic, Daniele Lavia, Simone Giannelli, primo tempo di Simone Anzani, non sprechiamo questi palloni con Uroš Kovačević che poi tira forte in lungo linea, noi la buttiamo via, loro la sfruttano chiaramente. Sì, dobbiamo cambiare leggermente il contrattacco, Simone non riesce a mettersi in condizione di avere la spaziatura giusta per attaccare in maniera dirompente, difesa e contrattacco, parallela troppo aperta per contrastare un mancino, attenzione a mancino, non sovrapporsi con la figura con Uroš Kovačević, se no non si riesce a difendere. Marco Potrašan, ci vanno in due, alza quel pallone Pinali, l'attacco di Daniele Lavia, ci prendiamo un muro, se si tira dritto per dritto così è chiaro che la Serbia poi mura facilmente, il quarto punto per i serbi. Non dobbiamo assolutamente avere la testa al set precedente che abbiamo sistemato tante situazioni grazie alla tattica e anche a delle problematiche che siamo riusciti a limitare con gli schiacciatori tipo Kovačević, ma ora non dobbiamo subire questi colpi e neanche a ricezione. Marco Potrašan si allunga a Balaso, Simone Giannelli per rimetterci in modo, l'attacco di Daniele Lavia la mette in fondo al campo, posto 6, punto numero 3 per l'Italia. Molto proficuo, attento a sistemare i palloni nel set precedente, ora lavora bene anche perché c'è l'uno contro uno, quindi ha solo un muratore, Ivovic lo vede bene e lavora alto su quella mano destra, molto bravo Daniele. Simone Anzani 4-3, palla troppo morbida su Ivovic, il primo tempo che Lisinas prova a mettere giù ma c'è il salvataggio proprio di Simone Anzani, dall'altra parte Alek Atanasievic, ci pensa lui, grande botta, quinto punto per la Serbia. Una grandissima difesa di Simone Anzani sul primo tempo che è passato alla sinistra di Gianluca Galassi e poi una palla di Atanasievic con ancora tanti problemi
per Daniele Lavia, che sceglie in ritardo di spostarsi, poi sceglie di togliere le mani, e la difesa così fa fatica ad avere dei punti di riferimento. Maurizio Jovovic, doppio vantaggio di nuovo, palla se ne va fuori, riduciamo, quarto punto per l'Italia grazie all'errore del regista Nicola Jovovic. Lo ricordiamo, ha giocato a Monza questo Jovovic. Sì, il servizio importantissimo, Giulio Pinali inopinabilmente il nostro miglior battitore, ora consegniamo a lui l'opportunità di creare un bel punticino, lo confezioniamo, va. Comunque un bel fastidio, serve forte con Urosko Vacevic che deve fare l'impossibile, la palla ritorna nel nostro campo, una free ball per l'Italia, Balaso, Giannelli, sfruttiamo questo pallone con Daniele Lavia sul petto di Majstorovic, non sfruttiamo, Urosko Vacevic prende l'asta, commette anche il fallo, il punto numero 5, alla fine lo risolviamo però. Sì, sì, molto bene, ringraziamo Ivovic per quel suo pallone, ma soprattutto, come abbiamo chiesto, Giulio Pinali ci ha ascoltato e ha tirato veramente forte, creando problemi proprio alla ricezione di Ivovic stesso. Bolognese, cresciuto a Modena, Zinella. L'opportunità di giocare a Trento nella prossima stagione. Giulio Pinali, 24 anni, tira molto forte, si abbassa Majstorovic, palla che esce di un niente. Ma che palla difesa Majstorovic, hai visto? Pazzesco. Non ha messo il bagher, ha messo tutto il petto per chiudere l'angolo, per cercare di difendere questa botta attaccata da Daniele Lavia. Occhio a Urosko Vacevic, sì. Anche lui Mancini sono sempre molto pericolosi. Corta la sinistra di Lavia. Esatto, Daniele, dai. E arriva l'Eis, 7-5, la Serbia che passa avanti. Noi ci stiamo allenando con Micheletto e anche ovviamente con un altro giocatore molto importante come Yuri Romarò, che sono Mancini. Urosko Vacevic però sbaglia questo servizio, lo butta via, non so che cosa ha fatto. Ha cercato comunque di andare a sorprendere cambiando in volo con un lancio difficoltoso su attacco dei 9. Però questa palla di Daniele dobbiamo subirla. 7-6 con Daniele Lavia al servizio. Tagliata su Majstorovic, Jovovic, primo tempo di Lisenac, questo bel movimento da parte del centrale serbo, ottavo punto, Serbia che rimane a più due. Sì. Primo tempo per Shako Lisenac, non ha giocato primi tempi nel set precedente, gioca questo colpo alto, torcendosi, lavorando bene, lungo nella bisettrice dell'angolo, più lunga possibile. Lisinac, ancora lui con questa palla molto alta, la sbaglia, settimo punto per l'Italia. Ci tiene a gala Lisinac con questo errore al servizio. Sì, noi abbiamo commesso tanti errori nel set precedente, ma siamo stati molto bravi a opportunisti. Cioè, a spuntare le opportunità perché ci sono di difesa e di contrattacco. Certo. Esatto, lì abbiamo veramente vinto il set, difendendo e contrattaccando, Maurizio. Gianluca Galassi, nastro e poi Urosko Vacevic. Jovovic, palla alta per Atanasievic. Atanasievic è una sentenza, ogni volta che attacca questi palloni diagonali, come dici sempre tu, è il diagonale, il suo colpo. È un errore da fare con Bata Atanasievic, che ha uno spin, quindi fa attraversare velocemente il polso e il braccio lungo il corpo, trovando una traiettoria, quindi non bisogna andare in alto con lui, errore grave nell'uno contro uno, ma subito invadenti con la mano destra che entra sulla traiettoria di diagonale. Attenzione ad Atanasievic, adesso va al servizio, 9 per la Serbia, 7 per l'Italia, questo secondo set, il primo è stato vinto 29-27 dalla nostra nazionale, sbaglia anche Atanasievic, l'ottavo punto per gli azzurri, ci riavviciniamo. Ed è una partita comunque molto combattuta, quella che ci aspettavamo. Andrea, sì, no? Soprattutto non ci possiamo aspettare ovviamente che giocatori come Kovacevic, grande difficoltà, assieme anche Ivovic, e con un opposto Majstorovic che ha lasciato il posto a Atanasievic, continuino a giocare male come il primo set. Qui dobbiamo essere bravi a implementare la nostra pressione, certo. Non facciamoli giocare. Anche perché l'Italia sta giocando secondo me al 70% rispetto alle possibilità che ha. Simone Giannelli tira molto forte con Urosko Vacevic e Jovovic dall'altra parte, l'attacco di Jovovic lo tiriamo su con Daniele Lavia, Simone Giannelli a mettere ordine, l'attacco di Alessandro Micheletto, punto numero 9, siamo di nuovo in equilibrio, difesa e contrattacco, così centelliniamo bene come un farmacista, ha sempre distribuito come un farmacista e ha dosato perfettamente la dose in ogni singolo pallone a seconda delle prescrizioni non solo di Fernando De Giorgi ma della sua tattica individuale. Simone Giannelli individua ora in Micheletto il giocatore che deve crescere dal set precedente, che gli dà più fiducia, e nell'uno contro uno abbatte il difensore. Adesso c'è Simone Giannelli, vai Simo,
nostro faro, la nostra regia. 9 pari in questo secondo set con l'Italia che ha recuperato sulla Serbia. Tagliato verso Majestorovic. Jovovic si deve inchinare, l'attacco di Ivovic, il muro dell'Italia, il muro dell'Italia che ci porta avanti 10-9. Grande Italia, grande murata, grande lettura, bravi ragazzi. Torniamo a battere tatticamente in maniera sublime. Abbiamo creato problemi alla cosciata, seppur tecnicamente precisa, da parte di Majestorovic, che crea difficoltà alla distribuzione di Jovovic, che deve servire un pallone davanti. Tutto il muro si sposta ed è un monster block che c'è. Guarda un po', guarda chi c'è, c'è il capitano dentro, se ne va a rifiatare il Ivovic, entra Nemanja Petric. Ivovic, al di là di qualche traiettoria interessante, attenzione, l'abbiamo tenuto molto bene, e questo monster block è un punto importante per noi. Ancora Simone Giannelli, palla molto profonda proprio su Petric che riceve il primo pallone, l'attacca Danasiewicz al muro dell'Italia. Simone Anzani sulle mani dei divani, sulle mani per Anzani, sulle mani, siamo tutti italiani. Se Osmani sulle mani sempre per Anzani, sempre. Monster block, amici. 11-9 ed è costretto Popankovac a chiamare, guarda lo sguardo di Alecca Danasiewicz, questa volta ma guarda l'urlo, è entrato sulla l'urlo diagonale. Di Simone, non è il ballo, è l'urlo. L'importante è scegliere bene il tempo, aspettare, poi entrare con quelle mani sulla traiettoria di diagonale stretta. Bata non è in super forma, quindi la parallela non ce l'ha precisa, e quindi togliamogli quello che a lui piace, che è la diagonale stretta. Molto bravo Simone Anzani ad affiancarci alla buona posizione di Micheletto ed entrare dentro con quelle mani. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi, bravi. Di nuovo in campo, bella l'Italia. Il doppio vantaggio adesso dei nostri azzurri su una Serbia. Nel secondo set, il primo l'abbiamo vinto noi, 29-27, veramente di forza, sfruttando ogni situazione, pur non servendo benissimo, però l'Italia c'è sempre stata fino in fondo, fino a prendersi il set. Adesso 11-9, avanti noi con Simone Giannelli che continuerà a servire. Donatello, Raffaello, Giotto, Michelangelo sono degli artisti. Simone Giannelli, vi posso garantire che nella situazione di servizio ora in battuta è a servizio della grande tecnica, ma della tattica eccelsa. Vai Simo! Simone Giannelli, la palla è dentro, sempre su Petric. La paglia da Danasiewicz, difende Balasu, una grande palla, Giannelli in bagger, due passi, l'attacco di Micheletto sopra il muro, grande palla, muro passato, una giocata da pitcher, il punto numero 12, più 3 per l'Italia. Che spettacolo amici, bravi ragazzi. Amici telespettatori, gioite di questa grande Italia che soprattutto riesce a difendere con Balasu, con quel pallone che gli schizza addosso, e poi uno shot meraviglioso, un cut che gela Majestorovic. Mamma mia, che con palla. I ramponi bloccati, figlio d'arte, sul Alessandro di Micheletto, gioco. L'esultanza di Fefe De Giorgi che in due mesi ha creato tutto questo. Simone Giannelli ancora 12-9, 3 di vantaggio per l'Italia. Forte out, veramente di poco, peccato, il decimo punto per la Serbia, rimaneva più 2. Cominciamo a sfruttare da questo doppio vantaggio. Sì, senza pause. Senza pause, perché è importantissimo continuare a mettere pressione, e soprattutto Maurizio, se abbiamo delle opportunità dobbiamo metterle immediatamente a frutto e a punto. Simone Giannelli a parlare col primo arbitro, fa due chiacchiere, ovviamente la regia internazionale si perde questo colloquio del nostro capitano con il arbitro Olenik. Attenzione, c'è Nemanja Petric, il capitano della Serbia, è entrato in campo al posto di Ivovic. Palla molto profonda su Alessandro Micheletto, Simone Giannelli, spunta Daniele Lavia, non sfruttiamo questa situazione d'attacco centrale, prova Danasiewicz, ancora un grande bravo salvataggio, Dani. Anche Daniele Lavia, bagger rovesciato da parte di Pinali, il gioco ancora è buono con Ivovic, la pipe, il Beh, petto, Dani. Peccato perché Daniele Lavia se la becca sul petto questa palla, la palla va via, però l'Italia c'è e la Serbia però porta a casa l'undicesimo punto. Su ogni pallone sempre, bravi, crederci fino in fondo, nulla è impossibile. Guardate che abilità, che capacità di andare a prendere quel pallone e poi di nuovo in centro al campo per cercare ci pensa di tenere Nemanja vivo quel poi. Pallone. Nemanja Petric. Nemanja Petric. Insomma, è un giocatore molto esperto, miglior giocatore dei campionati europei stati vinti dalla sua Serbia. Sì. Giocatore di grande esperienza. Ancora aia. Un grande servizio con Alessandro Micheletto, non ci arriva Petric, il capitano trova il dodicesimo punto, quello della parità, il suo primo ace. Ma te pensa a te se quella palla deve andare nella telecamera del dove tu non la puoi riprendere, ma è incredibile,
caspiterina, ci sarebbe arrivato Alessandro. Qui però stiamo subendo già, sono già due punti diretti con Daniele, che chiude troppo il compasso delle gambe invece che aprire e andare a caricare lì sulla gamba destra per andare in protezione su questo pallone, che quella telecamera parla con la telecamera. C'ha ragione, mannaggia, e distruggila quella camera. Petric, Balaso, Giannelli, il primo tempo di Simone Anzani, il punto per l'Italia, il tredicesimo punto per i nostri azzurri che rispondono immediatamente. Questo è un primo tempo essenziale e soprattutto importantissimo, perché viene giocato con una ricezione spostata profondo lungo senza nessun tipo di opportunità per Majstorovic, il libero di difendere. Molto bravo Simone Anzani a trovare la spaziatura giusta, finalmente direi. Adesso però c'è Alessandro Micheletto, ci giochiamo a Jolly. Vai Ale, 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 Ale. Va fuori la palla, il punto numero 13 per la Serbia. Siamo di nuovo in equilibrio in questo secondo set. Sì, è un equilibrio precario che deve essere rotto grazie proprio alle opportunità di difendere e controattaccare. Non subiamo punti diretti in ricezione. Marco Podrashanin con Daniele Lavia, Simone Giannelli sceglie l'attacco di Alessandro Micheletto. Questo senza storia, proprio senza nessuna storia. 14 per l'Italia, 13 per la Serbia. La testa di Simone Giannelli, la tattica di Simone Giannelli, la buona ricezione di Daniele Lavia scatena poi questa pipe, attacco dalla seconda linea che gela Lisinac, che salta uno contro uno con il buon anticipo di Anzani. Anzani a servizio per eccolo qua, Simone Anzani, il centrale di Civitanova butta via questo servizio, che peccato, 14° punto. Abbiamo regalato due servizi praticamente alla Serbia, che ritorna lì in parità. Sì, la battuta in salto flottante deve proprio andare a volo radente, a proprio fare il filo al nastro. Questa è troppo alta, quindi esce quasi di un metro e mezzo. C'è Nikola Jovic adesso al servizio, palla morbida. Simone Giannelli, primo tempo di Gianluca Galassi, va, prende in contropiede Nemanja Petric, che stava provando a recuperare, si è buttato, ma arriva il 15° punto per l'Italia. Bene anche questa situazione, con palla staccata da rete, da questa palla spostata Gianluca, il quale attacca forte sulla lettura in ritardo di Lisinac, che cerca di salire con la mano sinistra, ma è potente, potente questo attacco. Pinali, 15-14, un punto di vantaggio per l'Italia. Giulio Pinali al servizio, forte su Ros Kovacevic. Jovovic per Kovacevic, aspetta, e c'è il muro dell'Italia, perde il tempo Uros Kovacevic e viene punito dal muro. 16° punto per l'Italia, doppio vantaggio ancora per la bella Italia. Una grande azione di esperienza, qui abbiamo un problema, va in accosciata a sinistra, quindi non se ne accorge, cerca di recuperare, ma la traiettoria è troppo alta, interrompe la rincorsa, e questa azione dà il tempo a Gianluca Galassi di arrivare bene con le sue mani sulla traiettoria di diagonale, prendersi un monster block che non viene coperto dagli amici. Meglio così, adesso c'è Giulio Pinali pronto a servire. Siamo un po' fuori misura sul servizio, 15° punto per la Serbia, ma abbiamo buttati via tre adesso in poco tempo. Sì, dobbiamo cercare di essere ancora più aggressivi. Decidiamo di attaccare, lasciamo la tattica a chi ha la manualità per poterlo fare come servizio. Pinali deve andare a smartellottare di brut. Tira forte, Giulietto, dai. Uros Kovacevic tira forte su Daniele Lavia, ancora un pochino impreciso. Sì. Balaso palleggia per Lavia. L'attacco di Lavia, il mani fuori. Bravo Daniele Lavia a risolvere dopo un'incertezza in ricezione, però arriva il punto numero 17 per l'Italia. La potenza non è ovviamente in grado di poter risolvere sempre. Con la forza dell'ignoranza i giocatori cercano, ovviamente tipo Bartosz Kurek, che cerca ovviamente di distruggere le mani del muro. Qui in questa situazione abbiamo tecnica, abbiamo sagacia, abbiamo tempo che viene bruciato con quel bel pallonetto spinto. Daniele Lavia deve appoggiare lungo linea su Petric, Petric poi può servire un pallone buono che è in campo. Bravo Petric, la precisione di questo grande campione, il punto numero 16 per la Serbia. Era partito Daniele Lavia pronto per andare a tuffarsi, poi ha valutato la traiettoria al di fuori del rettangolo di gioco. Vediamo, ecco che sta cercando, la palla si siede nel campo, ecco. Guarda là, questa è la telecamera che ha creato problemi. La simpatica telecamera di Micheletto. Cambia palla la Serbia. Lisinac, la palla se ne va fuori, per me era fuori questo, io chiamerei il challenge, perché non lo chiamiamo? Allora no, chiama il time out, chiama la palla, vabbè, adesso è talmente veloce, un grande servizio da parte di Lisinac, giocatore che ce l'ha questa palla. Sì, ha toccato la riga. Sì, purtroppo guarda che tu dici che ha toccato la riga, questo è un misto tra io l'avrei chiamato challenge made in Italy.
Andiamo da Ferdinando De Giorgi che ha chiamato time out. Dai, andiamo. Ha fatto molto bene Ferdinando De Giorgi a chiamare questo time out, perché stiamo subendo troppo nella situazione di attacco dei nuovamente avversari con Daniele Lavia ed ora anche con palla molto profonda che non è stata valutata al meglio dai nostri ricevitori, che danno 17 pari. Come abbiamo detto, dobbiamo dare continuità al nostro gioco, continuità, e quindi mettere pressione senza subire e regalare punti alla Serbia. Lisinas, ancora lui, bravo. Balaso, Simone Giannelli, non passa Galassi, il muro di Marco Podrasciani. 18-17, la Serbia sostanzialmente recupera 3 punti consecutivi e passa avanti. Quinto muro consecutivo per Marco Podrasciani, giocatore che rimarrà a Trento, salta in anticipo. Galassi non riesce ad anticipare questa traiettoria di diagonale, tira dritto per dritto e per 3-14 si prende la circonferenza del pallone, purtroppo nel nostro campo. Lisinas, ancora lui, serve bene, nuovo Balaso, Giannelli dobbiamo sfruttare con l'attacco potente da parte di Pinali. Questo era un fallo da parte, secondo me, di Loskovacevic. L'attacco da parte di Pinali, ancora un muro, copertura da parte di Alessandro Micheletto, la palla se ne va fuori. Rischiosissima. Mamma mia, però dobbiamo sfruttare di più. La palla è stata data a noi. Allora, Simone Giannelli in questa fase ha creato ad inserire un preziosismo, una piccola finta, creando questa palla. Vedete Simone Giannelli che va a parlare subito con Ferdinando De Giorgi, immediatamente, guardate, questo cordone ombelicale che va a nutrire e a interscambiare tanti importanti per cercare di essere più precisi nella fase di contrattacco. Vediamo se la palla è fuori, meno male. Siamo in parità, va bene così. Che paura. Sì, perché questi palloni che possono essere valutati, no? O dentro o fuori, creano sempre un pathos ai nostri giocatori che devono fare una scelta. Scelta giusta ora, premiante. 18 pari, c'è Gianluca Galassi al servizio. Siamo nel secondo set di questa semifinale, dirà bene, su Roscovacevic, Jovovic, l'attacco di Petric non passa perché c'è il muro del capitano. Il muro del capitano. Simone Giannelli ritarda il colpo, Nemanja Petric entra dentro con quelle mani. Simone Giannelli chiudendo la traiettoria, grazie alla regia che non ce lo fa vedere, meno male, grazie, perché questo è un grande monster block per monster il capitano block. Azzurro. Monster block. Ci sta! 18-19. Grande Simo. Coraggio Luca Galassi. Ancora forte su Petric, Jovovic taglia il campo, lo serve, l'attacco di Petric, peccato, era messo male Galassi, però era sulla traiettoria. 19 pari tra Serbia e Italia. Sono giocatori esperti, Maurizio, giocatori che sanno giocare col tempo, con la rincorsa, con l'altezza della palla, ritardano, e quindi dobbiamo essere anche noi bravi a leggere ed interpretare perfettamente, non la volontà, ma le direzioni d'attacco. Certo. Attenzione, c'è Alec Kadasiewicz. 19 pari. Su Alessandro Micheletto, Giannelli, la pipe di Daniele Lavia. Bene così, attacco centrale, 20° punto dell'Italia, che comunque non spreca tempo, assolutamente. No. Manteniamo il cambio palla ed è molto importante per arrivare poi a trovare le opportunità che possono arrivare dalla nostra battuta. Lasciato da solo Marco Podrasciani, che aveva un problema grave di valutazione, il primo tempo anticipato con Anzani, chiama la tesa per spostarlo e poi sporca quella palla e non c'è difesa, ma c'è il nostro capitano. Simone ora. Giannelli, 20-19. Poggiata la palla verso Petric, Jovovic, il primo tempo non passa di Marco Podrascianin, fanno un disastro, la palla torna nel nostro campo, dobbiamo sfruttare questo pallone con Giulio Pinali. Veramente fuori. Sì. Queste sono le palle che non si devono assolutamente sbagliare. Con la Serbia così in difficoltà. State tranquilli, state lì, dice Ferdinando De Giorgi. Tranquilli, non è un problema, ribadisce Simone Giannelli. Ora questa buona palla di lettura con Micheletto, che aveva aiutato Anzani, tenuta in vita da Jovovic, e non si sa come è finita. No, non si sa.
Non si sa. Petric, 20 pari. Serve bene su Daniele Lavia. Giannelli per Alessandro Micheletto. Ci pensa lui, ci pensa lui a riportarci davanti. 21esimo punto di questo. Un altro ingrediente importante, Maurizio, che è stato inserito nella distribuzione di Giannelli, questa palla dietro con Micheletto. Eccolo, rivediamo. Molto bravo a sbarazzarsi. Colpo alto, lungo, con il muro che scorre. Buon per noi. Attenzione Alessandro Micheletto, 21-20, il vantaggio dell'Italia in questo secondo set. Schiaffone su Nemanja Petric, l'attacco di Kovacevic, il mani fuori, mani dentro, perché la palla viene sporcata dal muro, poi trova Balasa a recuperare, 21 pari, carino questo mani dentro. Sì, Francesco Recine inizia a dire, ma caspiterina, quella palla lì probabilmente la sarei pappata prima. Guarda Cimone Giannelli che parte, poi cerca, venti di gattonare, ma Balaso ha un guizzo, parte più veloce, però c'è tanta strada per il nostro libero per arrivare a tenere questo pallone che il muro aveva contrastato. Momento importante, con Marco Podrascini al servizio, la manda meno male fuori, il 22-21 per l'Italia, con il centrale di Trento e della nazionale serva che manda fuori il pallone. Sì, sì. E anche questo ce lo prendiamo. Arriviamo da un errore di Anzani nella rotazione precedente, ora Simone in sicurezza a mettere pressione tra Nemanja Petric e Uroš Kovačević. Vai Simone, palla diagonale molto corta, molto insidiosa, Jovovic, poi l'attacco che non passa, Giannelli per Daniele Lavia, attacco di Lavia, ancora Petric con Tanasevic che non può attaccare, proviamo a rispondere Micheletto, Giannelli, Daniele Lavia, tira forte Daniele con la palla che non passa, Jovovic, Uroš Kovačević, il muro dell'Italia, si salvano ancora i serbi con la palla rimandata nel nostro campo, ancora una free ball per i nostri azzurri, primo tempo che va! Gianluca Galassi sopra Majstorovic, sì. Sopra Majstorovic è entrato per rinforzare il muro al terzo tentativo, immensamente Giannelli da questo primo tempo con l'ingresso dietro, l'avete visto anche di una finta di Alessandro Micheletto che ha creato quella difficoltà di lettura, quel tempo di ritardo per Majstorovic che ha liberato questo primo tempo alto perentorio che ci porta sul 23-21. Maurizio Babakova c'è le indicazioni, noi torniamo a questo time out per dare le ultime indicazioni a parte di Pepe e Giorgio. 23-21 in questo set, ancora un'ottima Italia, ricordiamo Italia giovane perché insomma il più anziano è veramente Simone Anzani con 29 anni, gli altri tutti ragazzi di 22, 20, 19, insomma un'Italia che ha una prospettiva importante con Simone Giannelli che ha 25 anni ed è in un suo secondo percorso di vita, no? Giocano liberi da costrizione, liberi da impegni, magari anche di cognomi importanti, oltre alla famiglia Anzani ci sono anche 20 nonni di tutto e di più, tutta la famiglia, eccetto la famiglia anche degli altri italiani, e beh certo Anzani. Simone Anzani palla corta su Petric, Jovovic, attacco da Tanasevic ed è bravo, parallela interna, 22esimo punto per la Serbia. Qui Daniele Lavia deve comunque rimanere in assistenza, soprabile Pipe che ancora non stanno giocando su Majstorovic che se per caso arriva nella sua zona di competenza deve aiutare, però non mi può arrivare in ritardo perché Bata Tanasevic è esperto, se vede che c'è una tangenziale, un'autostrada ci tira dritta nella parallela, troppa parallela ragazzi. Jovovic fuori, il regista dentro Okolic a servire, batte in salto flottante, attenzione, batte molto bene, è teso Ogulic verso Micheletto, Simone Giannelli, il primo tempo Gianluca Galassi 24-22, due set point per l'Italia, bravi ragazzi, bravi ragazzi. Gianluca sì. Con il cuore ti salutiamo, con il cuore schiacciamo e continuiamo a defibrillarlo, sì, quel pallone, a metterlo giù, siamo in fibrillazione momento. Beh, c'è Giulio Pinaglia. 24-22 Maurizio. Due set point per l'Italia con Giulio Pinaglia al servizio, un'altra risorsa della nostra nazionale. A te. Giulio. Otto di Giulio Pinaglia, l'ace da parte di Pinaglia, 25-22, 2-0 per l'Italia sulla Serbia in questa semifinale fantastica che sta giocando la bella Italia, flash di Andrea Lucchetti. Avete mai giocato a Pinacolo? Bene, sapete la Pinella quanto è importante e quanto è importante giocarla e metterla quando serve. Qui abbiamo messo una Pinella, abbiamo colpito ed affondato Majstorovic, siamo 2-7-0. Cancelliamo tutto e ripartiamo Mauri. Avanti l'Italia, la bella Italia, noi ce l'andiamo in pubblicità, poi studio.
poi di nuovo qui Katowice. Super spike it, ragazzi, sempre spike it. Un'Italia spavalda ed entusiasmante sta tenendo i campioni d'Europa della Serbia, li sta anche piegando. Abbiamo vinto anche il secondo set, lo abbiamo fatto col punteggio di 25-22. Davvero ci sta piacendo moltissimo, siamo quasi emozionati. Siamo emozionati, lo possiamo dire. A me piace veramente tantissimo questa Italia, è un'Italia che gioca di squadra, ha delle grandissime individualità che riescono a sopperire durante l'arco della partita anche alle mancanze dei compagni, quindi diciamo una grandissima Italia in questa sera. Claudio Bravi, LVS per noi, ha selezionato alcuni momenti di questo secondo set. Fabio, ci soffermiamo su un break fondamentale in questo parziale con un muro, due muri consecutivi di Anzani. Lì davvero abbiamo svoltato. Sì, sono quei pochi punti che fanno la differenza in una partita equilibrata come questa. Sono due muri consecutivi, questo è il primo di Anzani e lo rivediamo, che fanno la differenza proprio insieme al servizio. Servizio, muro, difesa e contrattacco, qui vediamo l'altro muro di Anzani, hanno fatto la differenza in questa partita fino a questo momento. Decimo, undicesimo e vediamo anche il dodicesimo punto dell'Italia, nel dire che abbiamo finito gli aggettivi per elogiare Alessandro Micheletto, un ragazzo incredibile che davvero sta facendo la differenza. Abbiamo visto una splendida difesa di Balaso, Micheletto. Sì, una splendida difesa di Balaso e un tocco da beacher di Micheletto che oltre alla potenza mette anche in evidenza queste grandissime doti tecniche. Guardate come accarezza il pallone che cade laddove nessuno può prenderlo. Tutto è pronto per il terzo set di questa semifinale avvincente tra Italia e Serbia. A Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta alla linea, voi. Si rientra in campo dopo questi sei minuti, è il set, diciamo lo stop tra un set e l'altro più lungo alla Spodek Arena a Katowice in questa Final Four. È l'ultima semifinale, Italia avanti 2-0 sulla Serbia, 29-27, 25-22. Simone Giannelli riparte con il primo pallone, l'attacco da parte da Danasiewicz. Attenzione perché ora Bata, come abbiamo detto, lavora bene le sue diagonali, però se ci mettiamo troppo in anticipo è un giocatore esperto, Maurizio, certo. E quindi ci sta attaccando ora nella zona della parallela interna, lasciando troppo spazio alla difesa che dobbiamo migliorare. Difendiamo tanti ma non riusciamo ad avere quell'efficacia di poterli riconvertire in punto. Dobbiamo lavorare su questo in questo set. Attenzione a Bata, è come se fossimo 0-0 in questo set. Bisogna giocare cercando di non far rientrare la Serbia. L'attacco di Alessandro Micheletto va bene così. Punto numero uno per l'Italia. Partiamo subito in equilibrio. Dopo Danasiewicz ci rispondiamo noi con il figlio d'arte, Alessandro Micheletto. Eccolo qua. Alessandro Micheletto. Monster. Attaccato perfettamente, ricevuto perfettamente, ammurato con un muro punto, un punto al servizio. E ora facciamo il punto con Maurizio Colantoni. Vai Mauri, tutto tuo. Parte Alessandro Micheletto, tira forte su Petric, Jovovic. Petric, l'attacco viene contrastato e protetto dall'Italia. Giannelli per Daniele Lavia, non riesce a risolvere Lavia. Jovovic per Atanasievic. Eccolo! Il gol dell'Italia con Simone Anzani, 2-1 per gli azzurri. 2-1 per gli azzurri. Attenzione, sono partiti con Nemanja Petric e Maja Storovic, ma ora la mano destra di Anzani scatena dai divani il grido sulle mani per Anzani. Sulle mani, siamo tutti italiani, tifiamo Italia e urliamo assieme a Simone Anzani. L'urlo, un monster block da l'urlo paura del centrale di Civitanova. Ci sta con Alessandro Micheletto al servizio, terzo set di questa semifinale. Tormentone che deve essere fatto in maniera scaramantica, Maurizio, sempre. Petric, problemi in ricezione. Atanasievic, questo è fallo ragazzi, con il tocco che viene salvato dall'Italia. Cioè, il fallo viene dato all'Italia e non alla... Ce la facciamo a fermare l'azione? Giannelli infatti va a chiedere questa cosa all'arbitro. È già la seconda volta che vanno a condonare un fallo evidente di palleggio di doppia. Sì, giustamente Fernando Giorgi non protesta, no. Ed è la plom giusta perché bisogna evitare di andare a mettere sul fuoco. Guardiamo Pensiamo a questa situazione. Bravo Fernando De Giorgi. Petric,
Nastro e poi Giannelli. Balaso, lui a innescare l'attacco in bagher, l'attacco da parte di Daniele Lavia, il pallonetto Majstorovic con Balaso. Simone Giannelli, la pipe di Ale Micheletto, 3-2. Torniamo a giocare. L'Italia. Bravo Simone. Ora di nuovo va a creare dei solchi importanti su questa parte di campo con... Vedete, Podrashenin che scappa via, se ne va già via per andare su Daniele Lavia, blocca tutto, Simone con i polsi di spezza con Micheletto che crea dei solchi in posto 3. Giannelli, Jovic, il primo tempo di Marco Podrashenin, i pericoli vengono sicuramente dal centro perché Marco Podrashenin si gioca a memoria con Jovic e risolve quasi sempre. Fortunatamente abbiamo dovuto molto bene con la palla staccata da rete, infatti Jovic ha avuto difficoltà a servire con continuità i centrali. Sono tenuti a galla grazie a Nemanja Petric, a Kovacevic in set precedente. Podrashenin sul nastro, Giannelli per l'attacco di Daniele Lavia, un diagonale fantastico, 3 metri per Daniele Lavia, petto contro petto, il punto numero 4 per la nostra nazionale. Che cosa ha tirato? Guardate che cosa ha tirato, guardate che cosa ha tirato! Incredibile! Bravo, bravo Daniele, bravo Daniele. Ah, bravo Daniele. Assolutamente, sportività estrema per Jovic quando c'è un gesto tecnico così. I due schiacciatori di Trento. Appettate. Attenzione, 4-3, Italia. Giulio Pinali, palla troppo profonda, esce di poco, il punto numero 4 per la Serbia. Giulietto, capiamo che ti devi preservare per la fine del set, ma noi abbiamo bisogno di tirare delle super saraccate dal primo punto perché dobbiamo staccare la Serbia. Attenzione. Jovic, il regista serbo. Palla corta su Micheletto, Giannelli, palla alta per Pinali, lo deve mettere in moto. Il salvataggio di Jovic, Atanasievic per Uroš Kovačević, l'attacco non passa, ma ancora una grande difesa di Majstorovic. E poi la Serbia. Noi dobbiamo essere più spietati in queste soluzioni perché sprechiamo tanto e loro ne approfittano. Guarda, per adesso ci sta andando tutto bene, nel senso che le opportunità che abbiamo regalato, dai, la Serbia ce le ha restituite e noi le abbiamo prese con gli interessi e gestite in maniera ottimale. Però sono d'accordo con te, Maurizio. Jovovic, Daniele Lavia, Simone Giannelli, primo tempo di Gianluca Galassi, lo arginano bene, ci va Balaso, Giannelli di nuovo per Gianluca Galassi, commettiamo una doppia situazione, insomma, complessa che ci porta a perdere 2 punti, il 6-4 per la Serbia, regoliamoci perché la Serbia chiaramente questo è l'ultimo set per rientrare in partita. Buon muro di Majstorovic di lettura contro il primo tempo di Gianluca Galassi che deve angolare di più, prendendo rischi per togliere il pallone dalle mani di questo serbone. Ancora Jovovic. Giannelli, primo tempo di Galassi e finalmente riusciamo al terzo tentativo. Galassi trova il punto per l'Italia, insiste Giannelli. Simone Giannelli nella partita delle eliminatorie preliminari di questo campionato europeo ha addirittura dato 3 palloni di seguito al suo posto qui 3 primi tempi a Gianluca Galassi che alla fine ha angolato, guarda un po', con Nemanja Petris che non è riuscito ad intercettarlo. Daniele Lavia al servizio. Una grande lungolinea, un grande ace da parte di Daniele Lavia, serviamo bene il punto per l'Italia, siamo in parità nuovamente, ne buttiamo 2, ce ne riprendiamo 2 come dicevi tu, hai ragione Andrea. Sì, abbiamo comunque 3 punti al servizio per adesso in tutta la partita contro i 4 della Serbia. Molto bene ora con Lavia che ha trovato la strada giusta per mettere pressione Nemanja Petric alla sua sinistra, già giocatore di prima linea che deve essere cercato. Daniele Lavia ancora con una palla più corta su Petric, l'attacco se ne va, è bravo Uroš Kovačević a giocare sulla parte alta del muro, 7° punto per la squadra di Boban Kovač. Si accentra per proporsi in pipe Nemanja Petric e poi la scelta è quella di andare su Uroš Kovačević. Questa volta Micheletto scorre ed è ogni tanto un vizio di gioventù, gli perdoniamo, che però deve essere molto più composto nell'entrare con quelle mani, soprattutto con la sua mano sinistra che blocca lo scorrimento, la destra che poi compie il monster block. Ora Kovačević sul petto di Alessandro Micheletto, il punto numero 8, la Serbia serve bene, secondo ace per Kovačević e adesso doppio vantaggio di nuovo. Stiamo subendo troppi punti di rete con Daniele Lavia che alla fine non ha la percezione di anticipare, si trova il pallone troppo davanti al corpo. E soprattutto questa è una traiettoria che doveva essere chiamata anche da Balaso. Probabilmente palla out. Chiamiamola prima, aiutiamolo. Kovačević appoggia su Balaso, Simone Giannelli, Gianluca Galassi indirizza bene, Kovačević ci prova, arriva al 7° punto dell'Italia, è importante rispondere quando c'è questo doppio vantaggio dei serbi. Ha provato a centrare,
rivediamo questa buona azione. Gianluca Galassi si trova una buona spaziatura, poi sempre tira dritto per dritto, però profondo, in mezzo alle mani di Maestorovic, che non credeva a questa opportunità di Simone Giannelli trovare il pronostro centrale pronto. Gianluca Galassi forte su Maestorovic, Jovovic serve questo pallone su Petric, caspita, il grande recupero da parte dell'Italia con Alessandro Micheletto, provano a riattaccare loro con un attacco ancora difeso. Gianluca Galassi in bagher. Daniele Lavia prova un colpo difficilissimo, lo difende Uros Kovacevic che poi gioca questa pipe, wow! E ancora peccato, c'era Daniele Lavia, un'Italia che comunque difende e la serve si prende il nono punto. Respirate ragazzi, tirate un sospiro di sollievo, bravo bravo bravo, bravi tutti, perché questo è un segnale, i serbi ora se la devono guadagnare fino all'ultima questa palla, palla che alla fine, nonostante la sporcatura del muro di Micheletto, avete visto come ha frustato la rete dalla frustrazione di aver sentito quel pallone con la mano destra, alla fine torna alla Serbia, non subiamo ora. Buona risposta con Daniele Lavia, Simone Giannelli deve offrire questo pallone in bagher a Micheletto che attacca un diagonale, è molto bello con il povero Krumanovic che non prova a tuffarsi, ma non ci arriva, ottavo punto per l'Italia. Meno male che sì. Ovviamente c'era solo lui lì. Ma è un centrale, e quindi i centrali diciamo che hanno la funzione di difesa disattivata, è buon per noi. Meno male. Questa palla sporcata bene da Alessandro Micheletto. Simone Giannelli ha alternato tante battute corte per creare problemi a Uros Kovacevic, per toglierlo da un attacco pipe di seconda linea. Vedremo la scelta di Simone. Simone Giannelli su Petric, Jovovic, primo tempo che Marco Podrašan tira fuori e noi ci prendiamo il nono punto. L'errore da parte della Serbia con questo primo tempo girato troppo in diagonale da parte del centrale di Trento della, assolutamente della, riguardate questo buon primo tempo, Marco qui non riesce a lavorare bene con lo spin, cerca un angolo troppo chiuso, ha rischiato Ferdinando De Giorgi, ha preso lui. Eccolo qui il nostro allenatore lì, Simone Giannelli, palla corta. Eccolo! E arriva Leis, bravo Simone, perché calibra breve questo servizio, gioca con questa palla corta e trova il punto numero 10. L'Italia torna avanti, è il primo ace per Simone Giannelli, il nostro capitano. Abbiamo lavorato perfettamente con questa palla spin, bloccando all'ultimo istante, accarezzando quel pallone, proprio uno shot meraviglioso che crea difficoltà questa volta. Uros Kovacevic, che come nel primo set, che aveva neutralizzato bene le battute corte di Simone, ora subisce questo punto diretto, più uno Italia. Simone Giannelli di nuovo, tira forte su Petric, Jovovic, palla alta per Alek Atanasevic, il punto per la Serbia numero 10, siamo in parità. Attenzione Alek Atanasevic che è sempre pronto, sì, a trovare soluzioni. Ingenuità commessa qui da Ale, che parte leggermente in ritardo, si stacca da rete con il boost, quindi si distanzia e questo pallone se lo viene ad essere insaccato da questo attacco potente di Alek. Ora non facciamo in modo che ci sia un punto conseguenziale, teniamo bene la palla alta in mezzo al campo, Maurizio, eh? Alek Atanasevic forte, ha servito veramente bene Atanasevic, riporta avanti la Serbia, poi ci pensa Petric a mettere giù il pallone numero 11. Nemania, non subiamoli, mettiamoli alti in mezzo al campo. Qui la via non è riuscito proprio a spezzare, ad andare, continuare a mettere sotto il bagher, lavorando con il braccio sinistro per portarla al centro del campo. Palla che arriva dall'altra parte, e quindi serve bene Atanasevic. Si porta a casa il punto. Ancora Atanasevic, uno di vantaggio per la Serbia a metà del terzo set, palla molto avanzata, la tira forte Micheletto, ancora un problema e arriva un altro punto, questa volta con Marco Podrašanin, tira più forte che può Alek Atanasevic, dodicesimo punto per la Serbia. Ed è entrato in temperatura Magnum Asatanasevic, come viene chiamato quando il colore rosso non solo della maglia dei serbi ma quando giocava con i sermaniaci, che aveva le fiamme ed infiammava il Palabarton. Eccolo, guarda, diamo questa opportunità di gestire l'uno contro uno con quel pallone, trovare non solo provando la pressione ma questo colpo pazzesco su Micheletto. Capite, Giorgio deve chiamare il time out, vediamo un po' se c'è la sua voce, magari se c'è la fa sentire, che dice? No, è finito il time out, più importante avere il primo piano di Boban Kovac, giustamente, di andare a sentire le time out dell'Italia. Ha chiamato l'Italia.
12-10, la Serbia è passata avanti grazie a questa grande spinta da 9 metri di Alec Atanasievic, lo risolta una volta da Petric e una volta da Marco Podrašan. E ci hanno staccato con un altro punto e un mezzo punto dato dalla palla che si è andata dall'altra parte. Attenzione ora Alec Atanasievic, di nuovo doppio vantaggio per la Serbia, la reazione ci vuole immediata da parte dell'Italia. Tira forte su Micheletto, Giannelli alza questo pallone proprio per Alessandro Micheletto, che tira altrettanto forte, fa male alle mani di Marco Podrašan, invece poi prova in bagher. 11° punto per l'Italia, la reazione la troviamo immediatamente. Ora finalmente Giannelli non spinge la palla, ma già guardate una bella palla alta, morbida, che arriva vicino all'asticella e scatena il movimento del nostro mancino, il quale trova una termazione pazzesca che buca il muro di Podrašan. Che palla di Micheletto, ragazzi. Alessandro Micheletto forte, ci vanno in due. Jovovic, palla alta per Alec Atanasievic, difende Balaso come può, e Atanasievic è entrato veramente in palla, una grande botta. Balaso però deve rimanere fermo, Maurizio. Qualcosa da dire con si qualcuno. Deve far guarda Balaso, perché deve chiedere a Balaso di rimanere fermo, di farsi incontrare con la palla, buttarsi all'indietro. Non si controlla quel pallone, ci si ferma, o se no si utilizza la tecnica di Grebernikov, libero fortissimo della Francia, che chiude gli angoli e va a chiudersi queste traiettorie. Petric, non si difende all'indietro. Vai. Balaso, Simone Giannelli, Simone Anzani ancora con una mano, Simone Anzani e Simone Giannelli per Giulio Pinali, molto bene. 12° punto per l'Italia, rimaniamo a meno uno, però siamo tornati di nuovo vicino alla Serbia. Sì, si è spenta la luce in casa Jovovic, che dopo il primo set con due difese sulla diagonale ora non sta tenendo pallone molto bene, anche perché Pinali riesce a trovare con uno stacco pazzesco ed un angolo di spin che porta via la palla a Podrašanin. Simone Anzani adesso al suo servizio molto profondo, si sposta Petric, la palla se ne va fuori, e punto numero 14 per la Serbia, che torna più 2. Sì, creiamoci opportunità, non regaliamo. E quel gruppo degli azzurri molto sì, attenti e concentrati. Il botto di Romanò, cortesia Cinelli, Simone Giannelli, primo tempo il Gioca Galassi, ci pensa lui, 13° punto. Rimaniamo lì, ma adesso facciamo quello sforzo in più per trovare la parità e rimettere pressione alla Serbia. Sì, 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 va benissimo Maurizio, ci prendiamo rischi sempre dalla parte, bravo, centrale della rete. Abbiamo creato problemi a Lisinac, che se n'è andato in panchina, e ora abbiamo ancora un bel po' di problemi. E continuiamo con Majstorowicz. Sono innamorati di Boban Kovac, cos'è che ti dica io, il regista polacco. Giulio Pinali, ancora lui, serve forte, qualche problema, ricezione, Majstorowicz deve palleggiare per uno Kovacevic, l'attacco di Kovacevic, la palla nel campo, ancora il muro dall'Italia, è un fulmine Galassi, 14 pari. Ma meno male che Majstorowicz si incaponisce dopo questa azione molto flipperosa, che dà la possibilità di andare a trovare rimbalzi importanti. Majstorowicz con una palla staccata da Ed decide di attaccare, bravo Gianluca Galassi ad arginare, a prendere un monster block da paura. E adesso Giulio Pinali, ancora botta, palla che si impenna, Jovovic, palla per Peuros Kovacevic, che la risolve. Però come siamo messi a muro lì? 15-14, me lo spieghi Andrea? Giannelli lo deve conoscere bene, si è allenato insieme con Uros, quindi quando la palla si sposta, essendo mancino, deve comunque sovrapporsi con la figura, e quindi è importantissimo mettere quella mano lì dentro la rete. Cosa facciamo? Jovovic gioca una palla corta e trova un ace. Daniele Lavia se ne va prima, non c'è l'ingresso di Gianluca Galassi, incompressione fatale, pallone che cade nel mezzo e splat, la frittata è fatta. Andiamo ragazzi, doppio, non vogliamo ora. Vantaggio per la Serbia. Era un pallone innocuo. Jovovic, adesso Daniele Lavia, Giannelli ci pensa lui, molto bravo, perché brucia tutti e trova il 15° punto. È la prima volta che Simone Giannelli, c'è un po' di discussione. Qual è il problema? Rivediamo intanto il gesto tecnico di Simone Giannelli, è un aggancio al cielo veloce con la mano sinistra, che non può essere assolutamente equiparato ai falli di palleggio di Atanasevic, faccio un esempio, le portate, grida! E soprattutto ora c'è la risposta di Bata Atanasievic, si prendono leggermente i due sotto rete, ma non è un problema, c'è agonismo in campo, c'è rispetto,
E c'è educazione. Ora ecco i capitani Nemanja Petric e Giannelli a parlare col primo arbitro, ma non c'è problema. Noi siamo educati, è un altro sport il nostro, uno sport per famiglie. E diamo sempre un esempio di positività e di sorriso. Bravi ragazzi. 16-15, punto di vantaggio per la Serbia. Poi c'è una codina. E si danno il 5, no? Certo. Atanasievic e Giannelli si danno il 5, certo, immediatamente. Questo certo è fair play, fair play. Daniele Lavia su Petric. Jovovic, primo tempo che gioca, bravo, molto bene Krsmanović. 17-15, la Serbia che rimane a più 2. Bravo Jovovic con la palla staccata da rete, in bocca perfettamente questo centrale con attenzione Uros adesso. La difficoltà di lettura da parte di Gianluca Galassi e Micheletto che deve aiutarlo. La spara direttamente via Uros Kovacevic, noi ci riavviciniamo, sedicesimo punto, questo è il momento di cambiare passo e c'è Gianluca Galassi adesso al servizio. Alla ricerca anche lui di un'ottimizzazione del lancio, del colpo dai 9 metri, attaccando bene quel pallone. Seguiamolo, cerchiamo di spingerlo. Vai Gianluca. Luca Galassi, nastro, la palla rimane in campo. Jovovic, Atanasievic, il diagonale molto bello da parte di Atanasievic. 18-17, un Atanasievic sicuramente importante in questo set per la Serbia. No, una grande azione con tantissimi rischi. Qui si accentra per un probabile pallonetto invece che scendere a cavallo della riga e aiutare Pinali su questa traiettoria. Del Bata che taglia bene braccio sul suo corpo. Krsmanović morbido su Daniele Lavia, primo tempo di Simone Anzani, si salva, no, anzi no, meno male, meno male che fanno un disastro i serbi, e il punto numero 17 per meno l'Italia male. Meno male che i centrali hanno perso l'abitudine di difendere, perché qui Petar Krsmanović, tu difendevi Andrea, beh, alla grande, sì, ricevamo pure, guarda un po' il buon attacco con il muro di contenimento e poi un pennellone alto più di 2,5 metri come Krsmanović, è certo che puoi tirare giù. C'è Simone Giannelli adesso al servizio. Nastro, palla che scende fuori. Peccato, 19esimo punto per la Serbia contro i 17 dell'Italia. In questo terzo set, non bellissimo rispetto ai primi due. Adesso massima concentrazione, togliamo Babankovic per cortesia. Sarà anche un bel ragazzo però. Dedichiamoci magari ad altre inquadrature. Ci abbiamo Bata Atanasievic, turna che ci ha creato un sacco di problemi nella rotazione precedente. Sì, sì. Ti ricordi Maurizio? Sì, sì, mi ricordo sì. Dai su, dite incrociate. I doppi vantaggi nascono proprio con Atanasievic. Al servizio proprio. Palla molto alta, tirata molto forte sul balaso. Bravo. Sta servendo bene Giannelli, innesca l'attacco di Pinali e gioca bene sulla parte, perché pensa, guarda, ha tutto il tempo di giocare sulla parte alta del muro. 18esimo punto per la nostra nazionale. Questo è un colpo di difficoltà estrema, perché è una palla molto alta. Bravo Cima Giannelli a perpendicolarizzare, dare tempo e traiettorie, poi la scelta di andare alto sulla mano della parallela difesa da Jovovic, palleggiatore serbo che serve come punto di riferimento. Grande Giulietto Pinali. C'è Alessandro Micheletto. Dai, adesso 19-18. Cerchiamo lei, se Alessandro Micheletto, Petric, Jovovic, l'attacco e il muro dell'Italia. Jovovic deve palleggiare Uros Kovacevic su Atanasievic, l'attacco Atanasievic, il muro di Daniele Lavia, 19 pari. Siamo bravi, bravi a mettere sempre un ingrediente nuovo in questa torta meravigliosa che ci stiamo pregustando, con la mano destra di Lavia che va che a chiudere ordine. La via e la strada. Che ordine. Sì, la via giusta che è ordine. Questa. Assolutamente, un muro dolomitico, le ferrate nelle Dolomiti sono meravigliose. Si sta cominciando noi abituare Riccardo Sbertoli, Francesco Recine, Bottolo, tutta la nazionale lì dietro di Bottolo, monster block di Bottolo, che bello. Alessandro Micheletto tira forte ma tira out, il punto numero 20 per la Serbia. Siamo lì ragazzi, siamo lì, tenete duro ragazzi, tenete duro. Attenzione perché Nemanja Petric nell'uno contro uno col pallone trova energia e traiettorie molto difficoltose, mentre l'Italia qui il tricolore batte. Coppia italiana con una polacca, hai visto che si aveva però la corona polacca? Che tifo italiano! Alla grande, bandiera italiana e via. Petric, verso Daniele Lavia, Simone Giannelli, palla alta per l'attacco di Pinali. Aia, fuori misura. Secondo me è out. Sì, questo è fuori, non c'è neanche da chiamare un video check, ve l'ho detto di stare attenti a non regalare in questa fase. Ci pensa se chiamare time no, out. Lo chiama perché vola la Serbia a 21. Andiamo ragazzi,
Cambiamo palla ora. Balaso, Simone Giannelli, la pipe di Alessandro Micheletto, 20° punto. Lo facciamo, Andrea, lo facciamo con Alessandro Micheletto. Ma come lo facciamo? Pipe. Con una pipe spostata per agevolare l'attacco del giocatore mancino azzurro. Vabbè, l'attacco del giocatore mancino azzurro che puntualmente non rivediamo, che ha spaccato in due il muro di Prodashanin. Bravo Micheletto. Bonanzani, palla corta su Roscovacevic, Jovovic, attacco di Kovacevic, la palla è ancora in gioco, c'è il muro dell'Italia, Jovovic dall'altra parte, l'attacco di Alek Atanasievic, palla alta, molto bella, 22° punto. Bravo per la Serbia. Bravo lui, punto. Devi applaudire. Lì ho avuto veramente la percezione di pochi centimetri con quella mano che è andata all'esterno attaccando la mano sinistra di La Via, che muove troppo le braccia all'interno. Podrashanin ammortizza e poi arriva il primo tempo bello di Galassi, è stato bravo Micheletto, 21° punto per l'Italia. Ragazzi, fate quest'ultimo sforzo, fatelo. Ragazzi, l'Italia è molto importante, ragazzi, al di sotto dei 12 anni, perché il volley settore della Federazione Italiana Pallavolo ovviamente dà 1.000.000. Aia, mi hai fatto male. 22-21, però c'è un time out che chiama la Serbia. 1.500.000 euro, il voucher dell'importo di 100 euro e di 150 euro per diversamente abili dovrà essere utilizzato esclusivamente per adesso le ASD e le SSD. Ripartirà comunque questo movimento grazie alla pallavolo giovanile, anche con il Volley 3. Gioco Volley 3 al parco il 26, con tutti quanti i bambini in tutta Italia, riempiremo i parchi per far giocare. Riempiremo i parchi e poi il 23-24 la Supercoppa italiana, riparte sostanzialmente il campionato, la Superlega, che è veramente uno dei campionati più belli del mondo, lo possiamo dire, perché tutti i campioni sono da noi, dimostrano i giocatori della Serbia, la maggior parte giocano da noi. E poi la speranza che insomma si partirà con un 35% di spettatori per poi chissà arrivare magari verso Natale con l'attenzione del pubblico della pallavolo. C'è una riunione molto importante, mi sembra il 30 di settembre, quindi sicuramente cercheremo ovviamente di mostrare che il nostro mondo è un mondo che rispetta le regole, e cercheremo di elevare per le nostre famiglie, essendo uno sport per famiglie, magari l'opportunità di vedere il 50% come regalo di Natale. Maurizio Pinali tira forte, Jovovic deve salire sui 4 metri, l'attacco da Atanasievic. Atanasievic stasera, ragazzi, sta giocando veramente una grande partita. 23-21, Serbia che torna a più 2. Ti gioca 2-3 torri di diagonali, rimani focalizzato su quelle palle sulla diagonale, poi ti sposti sulla diago ed ecco che inizia a far scorrere il muro. Non deve scorrere La Via, deve rimanere fermo. Un pilone del muro è importante, il pilone nel rugby è essenziale per aiutare il tallonatore, per liberarlo. Se si sposta il pilone ci sono problemi per tutta quanta la squadra, quindi più attenzione nel posizionamento dei nostri posti 4. C'è Ogulic che è rientrato in campo, pronto a servire. Alexander Ogulic, 23-21 per la Serbia. Risponde Daniele La Via in palleggio, il primo tempo gioca Galassi, si salvano con Petric, Kuzmanovic, l'attacco di Roscovacevic, c'è il muro dell'Italia. Il muro dell'Italia con il muro di Simone Giannelli, 22° punto per gli azzurri. Mamma mia, questo è un bicchiere di acqua naturale che sgorga naturalmente e arriva poi a trasformarsi in sudore, ma sudore con la tecnica che viene messa lì, con la buona chiusura di Simone Giannelli e l'espertissimo Gianluca Galassi, che arriva ad affiancarsi e con le mani porta quella palla dall'altra parte della Serbia con un... E la Serbia chiama il time out. E noi siamo contentissimi di creare queste difficoltà alla Serbia. Entusiasti di continuare. 13 muri dell'Italia contro 6 della Serbia. Hai capito un po'? Per l'Italia, 6 per la Serbia. Questi sono i numeri riguardo AS e muri. La Serbia che si sta giocando chiaramente le ultime opportunità in questo set, perché l'Italia avanti 2-0 in questa semifinale, caro Andrea. Se, al di là del risultato, Maurizio, che cosa mi sorprende? Della serenità, della tranquillità di un gruppo di ragazzi che stanno giocando liberi, liberi da pressioni, liberi da ovviamente situazioni che magari hanno schiacciato anche la creatività. E non è un caso che anche la maglia da capitano Simone Giannelli abbia ridato a Simone quello che è il suo ruolo naturale di leader. È l'unico giocatore, il nostro unico leader è Simone, il resto sono ragazzi che giocano a pallavolo. E per l'Italia. E per l'Italia sempre, che rispettano la maglia. 23-22. Che fanno sognare. Andiamo. Daniele La Via. Verso Petric. Jovovic. Gioca una grande palla, ma difende La Via. Alessandro Micheletto. Sa!
Grande pallone, sì, perché vale il 23 pari. L'abbraccio per Alessandro Micheletto. Difesa. Fantastico. Difesa in compressione di Daniele Lavia. Stupenda questa azione. Poi alto, lungo, sulle mani. E Petric non può tenere in vita, manco con i guantoni da baseball. È l'abbraccio tra Balaso, Pinali e Micheletto. Ora tutta l'energia, ragazzi, la mettiamo sulla via. Che la via sia quella giusta. 23 Daniele. Pari, Daniele Lavia. C'è un cambio. Addosso a Majestorovic, Jovovic. Ci pensa Kosmanovic a giocare questo grande primo tempo. Il 24-23, la Serbia pareggia, si porta sul set point. Ci raggela tutti perché stavamo aspettando un attacco ovviamente diverso, verso il Luboric o eventualmente... C'è Uroš Kovačević. Kovačević, buon primo tempo con palla staccata dei Majestorovic. Molto bravi i serbi, molto bravi. Profondo su Balaso, Giannelli. Primo tempo il Giorgio Galassi, lo tirano su loro però. Attacco da parte di Kovačević e la Serbia riapre questa partita 25-23. Peccato perché un buon muro di contenimento, sì. Con però Galassi che non ha visto che di fronte aveva tutta quanta la strada per giocare questo pallone in torsione. Gioca sulle mani del muro e poi gioca d'anticipo. Incredibile azione di Uroš Kovačević che si porta a casa questo punto e il set. Noi ce ne andiamo in pubblicità, l'Italia comunque avanti 2-1 in questa semifinale europea, studio e poi di nuovo da noi a Katowice. Andiamo ragazzi, super spike, dai! Dobbiamo ancora soffrire perché la Serbia ha riaperto questa semifinale vincendo il terzo set e soprattutto Fabio si è rimesso a giocare ai suoi livelli, Atanasijević. Sì, erano anni, era un anno almeno che non lo vedevamo giocare così e ha riaperto la partita, non solo lui, è un'Italia che comunque è abbastanza normale che possa perdere un set, no? Ci avevano abituato bene questi ragazzi, però insomma li vedo in partita, li vedo giocare punto a punto. Ci sono anche gli avversari sono i campioni d'Europa, non dimentichiamolo, ma l'Italia c'è, quarto set per voi, ci vediamo dopo. Simone Giannelli, il primo punto è dell'Italia, l'Italia che è avanti 2-1, subisce questo set da parte della Serbia, ma c'è il 2-0 dell'Italia, ancora Simone Giannelli, il secondo ace personale del nostro capitano. Siamo tornati a battere bene, la risposta non è tanto sulla potenza di Bata Atanasijević che ci ha creato difficoltà nel set precedente, ma nel cambio flottante che crea una difficoltà di lettura. Marco Podrašanin che mette quel bagger e crea l'opportunità punto per Simone. Ora un rullo compressore senza sbavature in maniera costante fino in fondo. Vai Simo! Simone Giannelli 2-0 per l'Italia in questo quarto set. L'Italia avanti 2-1 in questa semifinale. Una palla corta su Nemanja Petric che poi attacca un pallone difeso da Balaso. Giannelli in bagher, alza questa palla per Alessandro Micheletto. Gioca sul muro. Balaso, Giannelli, attacco da Alessandro Micheletto che gioca in palleggio. L'attacco oggi si fa anche così. La palla messa di là, 3-0 per l'Italia. È dall'Olimpiade che stiamo commentando che la nuova frontiera... No, sicuramente lo spike ball, il gioco della schiacciata con i piedi a terra, sicuramente il volley 3 dove salti e giochi, ma anche l'attacco in palleggio ha un suo fascino. Uroš Kovačević della vecchia generazione non ci crede e rimane lì con le mani nelle ginocchia. E beh, arrabbiati con te stesso però, grande Ale, Ale oh, Ale. 3-0 per l'Italia con Simone Giannelli al servizio, ancora lui, palla addosso a Uroš Kovačević, Jovovic deve rincorrere, Atanasijević attacca un pallone, ma c'è il muro dell'Italia, 4-0 per gli azzurri in questo quarto set, si parte
con la sesta innescata. La reazione d'orgoglio del primo set ha dato la possibilità a tutti noi di vedere quanto sia importante il lavoro di squadra. Qui ora abbiamo sicuramente avuto la percezione di aver lasciato troppo spazio a una Serbia che ha contato sulle nostre imprecisioni, sui nostri regali. Qui non stiamo regalando nulla, questo è un monster block da paura. Siamo in scorrimento, ma è bravo Alessandro a tenere bene quelle mani dentro, dentro a quel campo dentro, serbo. Dentro. Andiamo senza pause, senza sosta, senza sosta. Spietati. Spietati contro sì. questa Serbia che chiaramente sta provando di, in qualche modo di riprenderci. Ha vinto un set, il terzo, dopo che noi abbiamo giocato una due parziali fantastici. Questa è l'Italia, l'Italia che è tornata in campo convinta, concentrata, 4-0 e adesso torniamo al servizio, sempre con il nostro capitano. Spavaldi, spensierati, sfrontati e Sbarazzini, un'altra come S, dice Fefe De Giorgi. È un'altra S perché fa parte della filosofia dell'S Spike. Di Volis 3, è spietati. Spietati. Spietati, vai Simo. Simone Giannelli. Serve lui e guarda che ace che va a trovare Simone Giannelli. 5-0 per l'Italia, cambia la direzione, cambiano le giocate. Simone Giannelli ci porta sul immediatamente 5-0. Ferdinando De Giorgi dà delle indicazioni subito per quanto riguarda il posizionamento del muro e quindi per organizzare la difesa. Tanto spazio lasciato per Maestorovic, ma è la mano di Simone che come quando accarezza la fidanzata ci mette amore, passione, tocco. Ed è un colpo veramente morbido, un colpo d'arte. Simone Giannelli adesso tira forte su Petric. Jovic cerca Danasevic, l'attacco da Danasevic rimane addosso a Daniele Lavia che si arrabbia, il primo punto è pari per la Serbia. Dobbiamo essere molto più attenti, attenzione anche perché Ridanzani, però non abbassiamo assolutamente l'asticella dell'attenzione e bisogna essere molto cinici e attenti su questi palloni che arrivano nel cilindro di competenza anche se passano in mezzo alle mani del muro. Molto più attenti perché sono opportunità. Tira forte Petric, è aiutato anche dal nastro, però lo va a mirare. Petric è il capitano della Serbia e trova il secondo punto, secondo sei ace personale. Da un'opportunità che avresti potuto riorganizzare al meglio a un'opportunità che ovviamente la Serbia ha avuto grazie al nastro. La regola impone che il nastro purtroppo ha questi tipi di variabili sui quali bisogna stare attenti. Petric se ne va. Balaso controlla, palla se ne va fuori, sesto punto per l'Italia, siamo a più 4 sulla Serbia, spingiamo. Alessandro Micheletto, il suo turno in battuta. 6 punti per la Serbia, 4 per gli azzurri, quindi implementiamo, mettiamo un bel po' di pressione, a tutto fuoco, vai Ale. Gioca una palla corta su Nemanja Petric che poi gioca una pipe. Dobbiamo tirare forte, il terzo punto per la Serbia. Sai, più che altro l'indicazione era i batti corto su Petric, ma corto vuol dire sui 3 metri, sulla riga dei 3 metri, per evitare l'eventuale pipe. Qui Micheletto lavora una palla molto morbida e Petric ha tutto il tempo per fare una pipe che ci sconquassa. Daniele Lavia, Simone Giannelli, palla dall'altra parte per Giulio Pinali e c'è il punto per l'Italia. C'è tocco. Assolutamente c'è perché il primo arbitro lo consegna. 7 per l'Italia, 3 per la Serbia. C'è Kovacevic che sta cercando di negare l'evidenza dicendo io non l'ho toccata. Allora, e cerca comunque di indurre. Sì, ormai un po'. Comunque non c'è più tempo per il challenge. L'ha toccata. Guarda mano sinistra. Guarda lì il mignolino. Bravo Giulietto. Almeno così siamo tutti tranquilli. Sei un killer. Simone Anzani. Verso Petric, Jovovic, Krsmanovic. Queste sono spalle, insomma, servite su un piatto d'argento però. Ci hanno punito con un primo tempo che ci ha lasciato lì purtroppo, con un primo tempo che ci ha tenuto e poi nel contrattacco abbiamo perso il set. Massimo rispetto e attenzione per Krsmanovic che passa con troppa continuità. Contromisure immediate. Jovovic, palla corta, si allunga Micheletto, Pinali tira forte, copertura di Balaso, Giannelli in bagger per Daniele Lavia, uno contro uno, palla che torna nel campo della Serbia che poi con Kovacevic, con la palla che torna su Daniele Lavia, Giannelli per Pinali, attacca forte Pinali, invece c'è Petric in fondo al campo, Jovic a rimettere ordine, l'attacco da Tanasevic, la palla se ne va fuori. La palla se ne va fuori, meno male che ha sbagliato Tanasevic perché noi stavamo buttando un'altra situazione. Sambata Tanasevic, in questo caso ci ha dato una mano, ci ha aiutato perché non ci siamo fatti trovare pronti nella fase di contrattacco.
Soprattutto con Daniele Lavia c'è ora una buona opportunità di percepire là sotto. L'avete visto che Simone Giannelli è andato subito col fisioterapista, che ha preso una botta sulla mano sinistra. Dolore, a muro. Di dolore. Non è un problema. No, no. Simone Dolomitico. 8-4 Italia, Giulio Binali Citrigno. Al servizio. Citrigno. Attenzione. Binali. Vai. L'opposto dell'Italia su Kovacevic. La pipe che viene salvata dall'Italia con Pinali, balaso per Daniele Lavia, l'attacco di Lavia, si insacca il pallone e poi Jovovic, e poi non prende in pieno il suo allenatore con un calcio, nono punto per l'Italia. Ma non è un problema, è abbastanza grosso e corazzato, per cui avrebbe respinto col suo airbag. Il problema è un altro, che rivediamo questo palleggio di balaso molto bene, grazie anche a Uroš Kovačević che non mette le mani dall'altra parte, pallone che si insacca, si insinua tra le mani del muro serbo e il nastro e poi ha prodotto questo ingresso, vedete, dotato in un buon airbag, non avrebbe corso nessun tipo di rischio, secondo allenatore. Giulio Binali forte ancora su Pedric fino al soffitto quasi, Jovovic il primo tempo, Kuzmanovic non passa proprio perché c'è Galassi pronto, attento, il decimo punto dell'Italia, sono 6 di vantaggio ragazzi. Jovovic cerca di spingere una palla in maniera dececcchiana, noi salutiamo Luciano De Cecco, anche Bruninho del Rezende che sono arrivati e si stanno allenando con le rispettive squadre, ma attenzione, questa è una palla bassissima che Kuzmanovic consegna alla rete ed è un decimo punto che ci costruiamo. Giulio Binali di nuovo, 10-4 per l'Italia in questo quarto set, nastro e poi Majestorovic. Jovovic per l'attacco di Uroš Kovačević, si impenna proprio sulla toccata da parte di Galassi, quinto punto per la Serbia. Sì, sì, d'altronde anche loro giocano e sono molto abili nel cambiare il colpo e il tempo d'attacco. Qui una buona palla dietro con Uroš Kovačević che trova sempre Daniele Lavia che scappa via, fa anche rima, però purtroppo è così, non bisogna scappare, abbiamo spiegato, fermo con quelle mani e poi mettile dentro ovunque siano. Kovačević sbaglia e ci fa anche qui un bel regalo, 11° punto per la nostra nazionale, sono sempre 6 di vantaggio, li manteniamo e adesso c'è Daniele Lavia al servizio. Sì, non dobbiamo calare assolutamente la nostra predisposizione a mettere pressione sui fondamentali, battuta che sta funzionando, però muro e difesa che stiamo latitando, implementiamo ora queste opportunità, costruiamocele. Daniele Lavia, palla corta su Petric, Jovovic, Kuzmanovic, però queste sono troppo facili per loro, per, soprattutto con i centrali, con questa velocità, il punto per la Serbia. Questi palloni sono rivolti a creare difficoltà nella ricezione di Uroš Kovačević. Jovovic è un giocatore che se vede in difficoltà il proprio ricevitore scacciatore cambia, però dobbiamo essere più pronti al cambio. Con Galassi che ancora non è attento su Kuzmanovic. Kuzmanovic su Daniele Lavia, Micheletto con Simone Giannelli, attacca il nostro capitano. 12° punto per l'Italia. Amici di Rai 2, forse non lo sapete, ma Simone Giannelli arriva dal tennis e quindi è stato convertito dallo smash alla spike activity. Gioca, schiaccia, ha giocato come schiacciatore, arrivato a Trento dal presidente Mosna e soprattutto da un signor allenatore che lo mette a palleggiare e non ha più smesso. Galassi forte su Kovačević, l'attacco che non passa perché arriva il muro e poi... No. Alessandro Micheletto si mangia una palla praticamente facile, però va bene così, dai ragazzi, 7° punto per la Serbia, 12 per noi, poteva essere un allungo importante, doveva. Non poteva, sì, quindi sono palloni, guardate Simone Giannelli che miracolo che aveva fatto, era andato sulla parallela a gestire un no-look precisissimo con la copertura del libero Majestorovic. Le azioni non si vedono mai chiuse, non si sa. Vabbè, lo stesso, vabbè. Alec Atanasevic, attenzione al bomber della Serbia, forte su balaso. Bravo. Simone Giannelli sui 3 metri, Giulio Binali, bravo Giulietto, 13° punto per l'Italia che marcia bene, ma soprattutto ragazzi balaso c'è, scrivetelo, balaso c'è, festeggiate a Silvelle, è nato, è cresciuto nella Silvellese, poi molto bene, incrociamo bene i piedini Uroš Kovačević, così la palla ti si sbrodola addosso, molto bene. Serie importante questa del nostro capitano, andiamo energia su Simone Giannelli, capitano dell'Italia pronto a servire, palla sul nastro e poi su Petric, Jovovic, la pipe di Kovačević, c'è il punto perché d'altro c'è un'invasione penso di Binali. Abbiamo letto bene la volontà di Jovovic di stringere bene il corridoio
nella zona centrale del campo, però arriviamo scomposti e questo ovviamente provoca le mani che vengono usate dall'attacco del giocatore di seconda linea e l'invasione di Pinali. Ricollochiamoci meglio, più ordinati, più a tempo, più composti. Amuro. Pedric. Meno male che la manda fuori. 14° punto per l'Italia. Torniamo a +6 e c'è Alessandro Micheletto che ci potrebbe dare una bella mano ad allungare ancora in questo quarto set 2-1 per l'Italia, questa semifinale europea, la nuova Italia, nuovo ciclo. Maiale. Alessandro Micheletto fuori, servizio Alessandro Micheletto, tira molto forte, 9° punto per la Serbia. Va bene, magari incrociare da posto 5 a posto 5 ha scelto di attaccare molto la parte centrale, quindi limita la profondità del campo spostandolo più verso il Marco Podrashanin, è il suo turno di battuta, la palla se ne va fuori, il punto numero 15, si va avanti, errori al servizio, però se lo facciamo noi lo fanno pure loro, ci va bene. È il contrario, però noi non dobbiamo assolutamente, Maurizio, prendere il ritmo della Serbia, perché sono dei marpioni, sono giocatori che usano proprio anche questa situazione per addormentare la parte centrale della partita, noi dobbiamo forzare ora. Simone Anzani, palla corta su Petric. Krsmanovic vede che c'è, non c'è nessuno in quell'angolo e il diagonale porta il 10° punto alla Serbia. Questi sono tocchi di astuzia che si imparano giocando 2 contro 2 dentro i 3 metri e quindi reggendo bene le traiettorie. Jovovic, palla corta su Daniele Lavia. Dai Dani. Giannelli per Pinali, mani fuori, Giulio Pinali, il punto numero 16 per l'Italia. Però Giulio Pinali sta facendo un'ottima partita, 15 punti per lui. Sta giocando palloni molto sporchi, cambiando la rincorsa, ritardando bene, aspettando il muro con una ricezione. Daniele Lavia che deve pensare prima a ricevere e poi ad aprirsi, perché almeno in questo modo ci mettiamo una finta di primo tempo e un'ipotetica anche pipe di Micheletto. Ora ci giochiamo la pinella di Pinali. La palla è buona, la palla ragazzi. È buona, c'è la palla buona. Giulio la Pinali, palla buona. 17-10, 7 di vantaggio, il 2, il secondo ace per Giulio Pinali in questo 7 con 7 lunghezze di vantaggio. Abbiamo messo la pinella nel momento giusto lì tra i due giocatori che si guardano dentro il campo di un buon mezzo metro. Giulio Pinali, facci un ace. Bravo. La via dice, è questa la via giusta. Mettiamo il pallone in campo. Senza festeggiare, noi lo possiamo fare per cercare di dargli anche l'energia. È dovuto spostare. Questa è la Serbia, ma a noi non interessa. Noi pensiamo alla nostra Italia, Giulio Pinali, che l'abbiamo detto, l'hai ricordato. Zinella è Bologna per 2 annate nel 2013. Poi l'esperienza, la crescita a Modena. Ravenna, infine, quest'anno 30. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili dall'Under 19 fino all'Under 21. E poi l'Italia, la nazionale, con questa bella soddisfazione. Lui ha vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo e le Università del 2019. Questo è uno dei nostri 14 ragazzi azzurri. Ragazzi giovani che hanno la voglia di poter mordere quel pallone senza limiti a volerlo cercare in tutte le occasioni. Dai ragazzi, su. Ancora Giulio Pinali, ancora una bomba addosso a Majastorovic. Uros Kovacic ci palleggia per Alek Atanasijević. Bravo Atanasijević, ragazzi. Bravo lui. 11 per la Serbia, 17 per noi. Bravo lui, perché con sto pallone a filo rete Simone Giannelli aspetta, ritarda, però non riesce a contrastare perché è staccato da rete con il busto e la mano destra si stacca da rete, subisce questa spinta del Bata. Attenzione ora, botta su Daniele Lavia, Simone Giannelli, l'attacco di Daniele Lavia su Majestorovic, non è deciso l'attacco da parte, meno male che ci pensa Jovovic a farci questo regalo. Il secondo punto diretto da parte di Simone Giannelli, 18 per l'Italia, 11 per la Serbia nel quarto set di questa semifinale. Bene, meno male che ogni tanto gli indici e i pollici che sono strabici e quindi alla fine vanno a destra e a sinistra. Ha lasciato questo pallone nel campo degli azzurri capitalizzando bene questa battuta di Danielino. Ora Daniele Lavia ma deve appoggiare su Majestorovic. Jovovic, primo tempo di Krsmanovic, però Krsmanovic facciamo sempre fare quello che vuole, solo lui. Diciamo che questo è bravo lui perché ha trovato un angolo difficilissimo per Galassi, si trova sempre la stessa cosa, ma è un giocatore molto ampio, vedi che si apre in C però mette già il boost ed è quella un'indicazione che doveva vedere Gianluca e andare bene sulla sua sinistra. Krsmanovic su Balaso, Giannelli per Gianluca Galassi, 19° punto, rispondiamo subito di prepotenza. Senti ancora di vantaggio.
L'alchimista Giannelli trova l'alchimia giusta per trovare la risposta all'attacco dall'altra parte di Majstorovic, innestando Gianluca Galassi, che risponde con un ottimo colpo che stordisce Marco Podrashanin. Andiamo dai 9 metri con decisione. Gianluca Galassi forte così su Uroš Kovačević, deve rincorrere Jovovic. Palla per Petrić, l'attacco di Petrić, il muro dell'Italia, ancora si salvano. Petrić di nuovo apre il muro dell'Italia. Peccato, perché avevamo murato Petrić e poi lasciamo spazio a lui. No, il problema è che poi dopo c'è stata questa enfasi di andare a riprenderti subito quel pallone, invece di essere freddi, lucidi e spietati, aspettare e mettere bene quelle mani. Mentre Ferdinando De Giorgi subito va a parlare con Gianluca Galassi per il problema del primo tempo alla sua sinistra, che vi abbiamo commentato, e Ferdinando immediatamente lo va a ribadire a Galassi. Dobbiamo avere tempo e salto a muro. Queste sono occasioni che romano sprecate, Mauri. Arginiamo Danasevic, si argina da solo, sì, perché arriva al 20° punto l'Italia sull'errore, meno male, perché Danasevic è uno dei pericoli maggiori della serie. Eravamo in 8 in campo, per cui ha giocato con noi anche il nastro che ha murato questo attacco dei 9 metri di Bata Danasevic. Non pensiamo al risultato, pensiamo solo che ora abbiamo Simone Giannelli, che nella rotazione precedente ha dato proprio lo spunto accelerando dal suo servizio, al servizio della squadra, sempre il palleggiatore. Simone Giannelli. Fuori questo servizio di Simone Giannelli, arriva il 14° punto per la Serbia, peccato. Attenzione a Petrić ora, che prima ha cercato proprio Daniele Lavia, e quindi Daniele, massima concentrazione. Guardiamo bene ora, perché si va a procurare degli angoli partendo proprio dalla parte centrale. Attenzione alla sinistra di Daniele Lavia, anticipazione. Il capitano della Serbia, nastro. Bravo. E poi Daniele Lavia, Simone Giannelli con una mano, il tocco di Micheletto e Shimurano. Punto numero 15 per la Serbia. Ragazzi, attenzione, mi raccomando, rimanete concentrati. Sì, questo è un peccato di gioventù. La palla corta di Micheletto ce l'ha sulla mano sinistra, Giannelli intanto si staglia. Vedi, la mette dritta invece che di aspettare il contatto, essendo mancino, poi la spingi tutta quanta con forza alla tua destra verso il primo arbitro per eventualmente staccargli fischietto da bocca. Occhio a Petrić. Abbiamo subito un punto. Ce lo riprendiamo così, 21° punto per l'Italia contro 15 della Serbia, ce ne abbiamo sempre 6 di vantaggio. Adesso c'è Alessandro Micheletto alla battuta in questo quarto set, 29-27, 25-22, 25-23 per la Serbia, e adesso 21-15 per l'Italia. Ora semifinale. Serbiamo noi, sì, sì. Siamo noi al servizio. Alessandro Micheletto. Maiale. Non è un problema, va bene così. La prima l'hai cercata molto lunga, è andata fuori, Mauri. Questa ha cercato il punto diretto alla destra di Nemanja Petrić. Cambiamo palla, forza. Attenzione, c'è Marco Podrashanin adesso. Tranquillità, pensiamo al cambio palla. Giannelli alzare questo pallone per Daniele Lavia. Si salvano i serbi con Atanasievic che la tira direttamente fuori. Meno male, 22° punto per l'Italia. 22° punto per l'Italia. C'è un errore pesante da parte della Serbia. Sì, perché continuiamo a mettere un'ottima pressione. Abbiamo difeso un buon pallone, poi dopo l'abbiamo contrattaccato. Muro che questa volta non fa dei disastri, rimane fermo. E Bata Tanasevic ci regala un altro punto. Simone Anzani al servizio, 22-16. Palla corta verso Petrić, Jovovic. Attacco difeso. Bene, però dall'Italia. Deve palleggiare Daniele Lavia con Giulio Pinali che tira fortissimo, con Petrić che salva questa palla, con Uroš Kovačević che attacca, ma c'è una palla difesa da Alessandro Micheletto. Giannelli per Lavia, l'attacco di Lavia, lo difende ancora la formazione della Serbia con Uroš Kovačević, il muro dell'Italia, il salvataggio, fanno quello che possono, ma ancora Micheletto, Simone Giannelli, tirate giù questo pallone, Daniele, wow! L'attacco di Giulio Pinali, 23 per l'Italia, 16 per la Serbia, grande attacco, ma grande giocata con tutto quello che avevano dentro. Le nostre azzurri trovano ancora un punto pesantissimo. E che cosa dice Ferdinando De Giorgi? Era ora, dal mazzo tira fuori la pinella Pinali, questa volta inopinabile il risultato, ed è un punto pesantissimo. Non ci mollano un pallone i serbi, ma ce lo stiamo guadagnando sul campo, Maurizio. 23-16, Simone Anzani al servizio. Palla molto corta su Jovovic che offre questo pallone a Danasevic. Il muro dell'Italia, 24-16,
quanti match point all'Italia, quanti match point all'Italia per tornare in finale. Mamma guarda mia, quanto ragazzi. Rimane fermo e chiude quelle mani dall'altra parte, guardate questo muro dolomitico, dolorosissimo per Pat Athanasevičs. Monster block, 8 match point per l'Italia. Simone Anzani ancora, palla corta, si allunga Kovacevic, Majestorovic, l'attacco di Kovacevic al mani fuori, annullato il primo, 17 punti per la Serbia, 24 per l'Italia. Attenzione signori che miei, che attenzione giocatore. Signori miei, che giocatore Kovacevic. Kovacevic quasi alle lacrime agli occhi. No. 24-17, molto imbestialito. Jovovic al servizio, attenzione c'è un cambio perché entra Luburic che va, se ne va la battuta, il 7 match point per l'Italia per andare in finale. Sì, sì. 24-17, dita incrociate. Luburic, tutte le dita incrociate, anche quelle, tutte dei quelle piedi. Che abbiamo, assolutamente. Assolutamente. Luburic. Potente su Micheletto, Simone Giannelli, palla match, Gianluca Galassi, palla che ci salviamo con Giannelli, offre questo pallone a Daniele Lavia. Uros Kovacevic, l'attacco di Kovacevic, ancora lui, 18° punto per la Serbia contro i 24, 6 match point per gli azzurri. Cerchiamo di sorprendere con questi primi tempi che vengono arginati e poi ci facciamo sorprendere da questo colpo sporco tagliato da Uros Kovacevic. Non è un problema, ne abbiamo sprecato uno. Ora time out a Ferdinando De Giorgi perché giustamente vuole ora riprendere tutti quanti i ragazzi e riportarli dentro nello spogliatoio virtuale. Sì, bene, riproposto ora. Andiamolo a sentire, amici. Daniele, lascia la linea, seguono ragazzi, teniamo che arriva male. Bene, tutto tranquillo in casa De Giorgi, abbiamo messo delle indicazioni importanti. Importante anche ora valutare la compostezza con la quale a muro dobbiamo lasciare eventualmente un pallone mezzo sulla parallela su Pat Athanasevičs, che penso vediamo, la prima linea attacca diagonale. Ma cambiamo palla ora. Luburic al servizio ancora. È finita! Ci pensa lui, l'Italia in finale! Non capitava dal 2013 quando prese la medaglia d'argento. L'ultimo podio era nel 2015, ma l'Italia dei giovani, l'Italia, la bella Italia, va in finale. Veramente questo è una sensazione pazzesca perché il nuovo ciclo è partito da un mese e mezzo, Andrea, e già noi finalmente abbiamo un'Italia veramente che ci fa sognare e è, domani si giocherà una medaglia, perché l'Italia comunque tornerà con una medaglia, non sappiamo di che colore, però affronterà la Slovenia in finale. E questa è la nostra grande e la soddisfazione da parte di questi ragazzi per tutto il popolo italiano. Maurizio, non ce la faccio perché queste cose... Sei emozionato. Io sì, ma non sai quanto, perché questi ragazzi hanno giocato con semplicità e soprattutto spensieratezza. E poi alla fine... la capacità di dire ragazzi siete sbarazzini. Ferdinando De Giorgi ha preso proprio nel migliore dei modi la filosofia di questa squadra, che ha saputo gestire giorno dopo giorno gli allenamenti, le difficoltà e sul campo conquistarsi il rispetto degli avversari grazie a quel cambiamento che ha lasciato libero, e ve lo ripeterò all'infinito, Simone Giannelli, di mettersi nelle braccia di Ferdinando De Giorgi e ridare quelle poche indicazioni che servono poi per centellinare in maniera artistica, se volete, ma soprattutto con la forza di un gruppo che vede Alessandro Micheletto essere ancora più bravo a dare quel supporto in più, trascinando Daniele Lavia con Giulio Pinali l'opposto. Tutti, noi non tutti, abbiamo tutti. Dei giocatori di grandissimo nome, ma abbiamo non giocatori, abbiamo Kurek, diciamo, abbiamo, non abbiamo Leon, dei vasi comunicanti, l'equilibrio, il principio di Archimede, l'equilibrio è un magnifico, guardali che belli artista che sono, artista che si chiama Simone Giannelli, che dirige il tutto, Fefe De Giorgi in panchina. Bravi ragazzi, ve la siete meritata, perché questa è una grande finale che l'Italia domani giocherà. Noi vi salutiamo, Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchi Lucchetta, ci vediamo domani in finale, non la linea la diamo alla pubblicità e poi allo studio, ciao. Spensierati e spavaldi la bella sempre Italia, la super bella Italia. Spike It ragazzi, meravigliosi, vi adoro.
La Serbia dunque deve abdicare, perché è una splendida Italia a tornare in una finale di un campionato europeo dopo 8 anni. Fabio, siamo qui a sottolineare un'impresa straordinaria, meravigliosa di questi ragazzi, centrata con una naturalezza quasi veramente sconvolgente, come se fosse tutto normale. Sì, è sorprendente, lo dicevamo anche a microfoni spenti, guardando la partita, la guardavamo aspettando che finisse, sereni e tranquilli che sarebbe finita come poi è andata, ed è una cosa sconvolgente. Questi ragazzi hanno veramente una qualità di gioco molto molto elevata, non solo spensieratezza, non solo freschezza, ma qualità. Hanno anche la capacità di voltare pagina immediatamente dopo una caduta, perché il contraccolpo psicologico in questo quarto set, dopo aver perso il terzo, poteva essere decisivo. Invece hanno immediatamente scritto una nuova storia. È vero, non hanno ripreso a giocare, hanno continuato a giocare. I nostri hanno un livello minimo di gioco garantito sotto il quale non vanno mai, diventa difficile affrontare la nostra nazionale, perché per batterci, per metterci sopra, sotto, devi giocare ad altissimo livello per un periodo e per un arco di tempo molto prolungato, quindi è veramente difficile. E non si portano dietro l'errore, magari commettono un paio di errori ma subito realizzano 2 punti. Più o meno la storia dell'Italia è questa. Sì, è vero, è questa. Non soffrono l'errore, sono subito concentrati su quello che devono fare, sulla palla che dovrà venire. È un po' il segreto delle squadre di De Giorgi: giocare una palla alla volta, un set alla volta, e ricercare sempre continuità e crescita nell'arco della stessa partita. Loro lo sanno, Simone Anzani aveva detto dopo la sfida con la Germania: noi abbiamo il tricolore sul petto, noi siamo l'Italia, non siamo venuti per partecipare, no, sono venuti per vincere, perché comunque una medaglia a casa la portiamo. Insegnando una cosa fondamentale, che è quella dell'appartenenza. Loro hanno proprio il senso dell'appartenenza spiccato, giocano col tricolore sul petto, sono fieri di farlo, sono fieri di rappresentare l'Italia, lo fanno al meglio, mettono sul campo tutto quello che hanno, qualità fisiche, spensieratezza, ma anche dedizione, passione. E è soprattutto molto bello vederli. Mostrano, Fabio, una bellissima pallavolo con il supporto in regia di Pierluigi Bonelli. Abbiamo rivisto i momenti cruciali di questo quarto set, ma vorrei fare un passo indietro, andare al terzo parziale, dove abbiamo isolato uno dei colpi più belli di questa sfida per chi ha giocato a pallavolo, ma anche per chi non ha giocato. Mettere la palla lì dove l'ha messo la via, praticamente nei 3 metri, è un qualcosa di incredibilmente bello, lo possiamo anche rivedere. Ma sì, lo rivediamo volentieri, forse lo abbiamo già visto. E, ripeto, è una squadra che gioca da squadra, ma anche delle bellissime individualità che ogni tanto, come in questo caso la via, guardate che extra rotazione, che colpo straordinario riesce a fare. Quindi anche delle individualità che innalzano ulteriormente il nostro livello di gioco. E a proposito di individualità, lo abbiamo elogiato perché se li merita tutti. Complimenti Micheletto, praticamente una sentenza in attacco, un mancino incredibile, ma è sempre stato molto attento anche in difesa. E questo non è scontato per un giocatore, se non sbaglio, alto 2,09 m. Sì, possiamo vedere anche un altro dei suoi interventi. Sì, sì, 2,09 per Micheletto. C'è da dire che lui da giovanissimo giocava da libero, perché non era molto alto come statura. Poi nel giro di qualche anno fece una crescita impensabile e si portò dietro quelle che sono le caratteristiche tipiche del libero, cioè grande ricezione, grande attitudine anche alla difesa. Con l'altezza poi ha sviluppato anche l'attacco. E è dotato, è un ragazzo molto molto dotato anche tecnicamente, per cui abbiamo un campione nella nostra squadra. Un campione che tra l'altro non si accontenta mai. Qui siamo ancora nel terzo set, perché davvero pochissime le sbavature per lui in questa sfida, eppure lo abbiamo visto non riuscire a recuperare un pallone che avrebbe voluto recuperare per colpa di una telecamera. E lui che cosa fa? Fondamentalmente poi se la prende con la telecamera. Entranza agonistica assolutamente dentro la partita, e alla fine è vero, terminata l'azione, la telecamera ha ostacolato un suo possibile intervento, adesso lo vedremo, e lui poi si ferma a parlare proprio con quella telecamera che vediamo lì, eccolo. È buffa la cosa, però questo ci fa capire quanta attenzione, quanta dedizione, quanta passione, quanta volontà mettono questi ragazzi in campo.
che si possono giocare tutto a questo punto domani contro la Slovenia. Slovenia che, ricordiamo, nell'altra semifinale oggi ha battuto i campioni del mondo della Polonia. Slovenia che però, Fabio, noi abbiamo sconfitto nel girone per 3-7-0. Sì, è vero, nel girone li abbiamo affrontati e li abbiamo battuti anche abbastanza nettamente. Però la Slovenia è una squadra compatta, una squadra esperta, è una squadra che ha fatto tre finali con questa, sarà la terza finale del campionato europeo e quindi dovremo fare molta, molta attenzione. Loro vorranno portare a casa un trofeo che cercano e ricercano da diversi anni. Noi dovremo invece continuare il nostro processo di crescita, perché credo che il modo migliore per affrontare la finale di domani sia quella di voler continuare a crescere attraverso la partita. Ed ha moltissimi margini di miglioramento ancora quest'Italia. Ricordiamo, la squadra più giovane dell'Europeo, male che va, sarà medaglia d'argento. Sì, questa è una cosa incredibile. Devo dire che De Giorgi ha fatto un mezzo miracolo, però il mezzo miracolo, l'altro mezzo miracolo l'hanno fatto per completare l'opera i ragazzi, che sono cresciuti in maniera esponenziale nel giro di pochissimo tempo, seguendo, è vero, i dettami del proprio allenatore, ma anche mettendo sul campo velocemente le proprie qualità, perché io credo che si debba parlare di ragazzi con grande qualità, e al di là della spensieratezza al giusta. Momento a immagine e somiglianza di Fefè De Giorgi, che ha vinto tra le altre cose 3 mondiali consecutivi facendo sognare tutti noi, come ci sta facendo sognare la sua Italia, che domani vediamo con un cartello relativo agli appuntamenti. Seguiremo insieme la finalissima per la medaglia d'oro domani alle 20:20 su Rai 3, ma la finale per il terzo e quarto posto, dunque la medaglia di bronzo in palio con tra Polonia e Serbia dalle 17:15 su Rai Sport più HD. E dunque, dopo il successo meraviglioso dell'Italia femminile in finale proprio contro la Serbia, prosegue l'estate magnifica dello sport italiano. Speriamo di festeggiare anche domani sera, comunque andrà, festeggeremo per un risultato straordinario. Grazie Fabio Bullo. Grazie a te. Noi ci saremo, a voi. E grazie a tutti voi che sarete con noi. Grazie anche Alessandro Gargiulo al coordinamento. Buon proseguimento di serata su Rai 2. Arrivederci.